Comunque, buongiorno a tutti. Allora, oggi abbiamo convocato la commissione per aggiornarci, verificare, chiedere chiarimenti se ce ne sono rispetto alle disposizioni normative, la cui ultima versione è stata trasmessa, lo ricordo ai commissari, con un invio dello scorso 12 gennaio, se ben ricordo, insomma, l'ufficio limite preciserà le modalità dell'invio. Trovate nel file che è stato trasmesso le aggiunte, le correzioni, le modifiche che sono seguite alla discussione che è stata in commissione, che è il primo punto che abbiamo analizzato praticamente nell'estate scorsa. Se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, mi riferisco all'assessore o all'ufficio in modo da, come dire, descrivere il tipo di attività che è stata svolta, anche se tutti ce la ricorderemo perché abbiamo scorso le norme articolo per articolo all'epoca, segnalando e anche riformulando subito perché erano pochi i punti che avevano richiesto una revisione non effettuata già direttamente in commissione, cioè molte modifiche le avevamo già riscritte, portate, riformulate direttamente alla presenza di Fabrizio Cini. Presidente, io intanto volevo chiedere all'ufficio questo. Noi abbiamo visto nelle ultime due o tre commissioni, no? Alcune schede norma e alcune modifiche della cartografia che erano rimaste in sospese. Ora, diciamo così, a memoria, l'ultima volta non abbiamo sospeso niente, l'ufficio ci ha fatto vedere, insomma, le modifiche cartografiche che poi appunto troveremo nelle carte definitive. Però mi sembra di ricordare che invece nella commissione precedente qualche cosa era rimasto in sospeso, cioè avevamo chiesto all'ufficio di ritornarci sopra. Magari, ecco, non so se siamo pronti così, almeno, Presidente, chiudiamo quella parte lì. Va bene, sì, nell'ordine dei lavori va bene così. No, era la 300. Allora, a me risulta che ci sarebbe da vedere come schede norma la 343 e la Era proprio un caso di 336. cartografia, o altro No, titolo. queste erano le schede norma da vedere, Grazie. che erano rimaste sospese. Anche la Una chiamata 457, Manola. Scusa, Michela, quale? La 457 era da rivedere un attimino, Ah, si parla di schede norma o cartografiche? Comunque, andiamo, Antonella. Tutte e due, Riccardo, tutte No, e due. dico, le fai vedere le schede norma, quelle che sono rimaste sospese? La 343? Sì, poi dopo La ci sono. 300. Ora guardiamo, Michela, dopo anche quella che dici te, perché a me sembrava a posto, comunque la ricontrolliamo. La 343 ci pare che la Commissione, almeno noi abbiamo annotato questo, se non sbaglio, che la Commissione non aveva dei pareri condivisi in pratica. Quindi è da un attimo da chiarire per passare poi a Cinquini le modifiche da fare. Ecco, ve la ricordate, no? Ma qual è questa? Questo Io è l'RU.
Sì, questa è quella che fu oggetto di sopralluogo, no? Se ne è Di parlato un sacco. sopralluogo, poi la commissione, ora io sto andando a memoria, aveva detto di dare due unità e chi diceva invece una, e il parcheggio o lungo strada oppure fare un'area parcheggio. Io ci avevo annotato queste cose qui. Ma era il sospeso? Cioè, non sappiamo quali indicazioni dare a Cinquini per la modifica cartografica, se va fatta, rispetto a Allora, era, quanto. sì, infatti eravate rimasti il 13 gennaio, il 3 gennaio in commissione, appunto queste due opzioni, o un parcheggio, il parcheggio a pettine sulla strada e un alloggio, poi invece chi? Invece due alloggi con il parcheggio e una perequazione da trovare all'interno del comune, dei lavori pubblici. E appunto era rimasta sospesa perché la commissione aveva dato indicazione se Graziano poteva andare a informarsi nell'ufficio lavori pubblici se c'era questo tipo di opera pubblica da poter inserire se passava l'opzione dei due alloggi. Ma mi sembra che l'avessimo superata nella fase Questa finale. qui, No, ho questa riguardato qui era la questa registrazione, qui, sospesa. scusa, quanto Allora, bella, secondo me l'avevamo superata. questa qui Me si la. era detto alla fine di tutto, poi sentiamola pure, alla fine di tutto, se non mi sbaglio è via, che è 12 agosto o qualcosa del genere. Allora, quella lì si era detto che si lasciavano le due unità abitative, il parcheggio davanti con 8 posti macchina, 4 a sinistra e 4 a destra, e non c'era perequazione. Ah, questa era l'ultima versione, perfetto. Di Alberto, mi ricordo, fece anche un Perfetto. conto a spanne della grandezza del parcheggio, no? Se ricordo bene. Esatto, sì. Va bene, così Scusate, anche mandiamo io tutto a Cinquini, l'avevo va messa bene? da rivedere, poi l'ho messa ok, sicché sicuramente l'avevamo già. Scusate, allora come siamo rimasti che me l'annoto? Come ha detto Due Graziano. unità abitative Mamma, e io ho la telefono. dicevo, due unità abitative, parcheggio con 8 posti macchina, 4 a sinistra e 4 a destra. Ora posti auto chiaramente nella scheda non si indicano, diciamo la No, grandezza. sì, va bene. Come ha fatto il conteggio Alberto, veniva fuori così. Va bene. Quindi scusate, solo per precisione, quindi va bene 400 metri quadrati di parcheggio come era nella scheda? Mi pare di sì, Perché, no? sì, che poi erano 300 di parcheggio e 100 veniva fuori una striscia che divideva il Vabbè, parcheggio poi dalle dopo uno casse. lo organizza come vuole. Va bene, ok. Quindi in pratica non ci sarebbe modifica cartografica da fare, perché mi sembra che le avevamo già date due, mi sembra. Mi pare fossero tre nell'adottato. Ah, ok, La deve sistemare va bene. Ah, va Cinquini, la bene, va cosa. bene, la noto. Sistema, come si è detto. Poi c'era Ok. in stata in sospeso, decidiamo oggi la TR 3.5. Ah, che era quel fabbricato Sì. ammezzato. Osservazione, Antonella. Allora, la Tre. 336. Io come assessore l'unica cosa che posso dire è che la commissione mi sembrava condividesse un'esigenza di recupero, no? Di una situazione che è di degrado. Quindi io una soluzione la troverei, nel senso che mi sembra ci sia questo interesse. Sì, ma la riguardiamo, me la ricordo qual è, ma chi è quella che c'è quella colata di cemento bassa, è quella lì? È quella. Sì, e la soluzione sì, si dice di trovarla, ma e allora come la troviamo? Era nato un problema sulla fattibilità di quel parcheggio, se ricordo bene. Sì, È esatto. possibile? Sì, infatti avevamo messo, mi sembra, cioè questa fascia verde perché vedi che è vicino a un corso d'acqua e quindi c'è il solito discorso dei 10 metri, no? E quindi c'era una fascia di verde e poi il parcheggio in seconda linea. No, ma stiamo guardando il TR 3.5, Sì. no? Oh, scusa, scusa. Aspetta, non lo vedevo io qui.
No, lì c'era un problema di fattibilità legato agli spazi che sono un po' stretti. Chi è che lo diceva? Che poi all'esistente, no? Come è possibile, come dire, recuperare quell'esistente lì senza demolirlo, senza, insomma. Antonella, la puoi buttare un pochino più giù la scheda, che io non la vedo bene. No, scusa, ho sbagliato io, un pochino più su, scusa, ho sbagliato. Ma vuoi vedere il disegno? Per vedere la cartografia, non vedo la cartografia. Ah, ok. Ecco, perfetto. Volete vedere l'osservazione? No, io, cioè, no, come volete, ma insomma io me la ricordo. Io non mi ricordo questo, però, sul parcheggio proposto nella scheda, che ragionamento si era fatto? Che era, come dire, che c'era poco spazio, Alberto? Che ragionamento si era fatto? Si era fatto il ragionamento che la sagoma del fabbricato era piuttosto avanzata verso la sede stradale, e quindi di fatto non c'era il posto, se gli vogliamo dare anche semplicemente parallelamente alla circolazione, perché era a ridosso, subito a ridosso della cantina, al che Roberto disse, va bene, dice, la cantina può essere anche separata con tramezzo interno, e sono d'accordo, però rimane comunque la parte di cemento armato che è fuori, nel senso, se vogliate di tamponarla internamente, ma la struttura, lo scheletro della cantina, e rimane comunque a ridosso della sede stradale. Quindi vabbè, dovrebbe demolire quella parte lì. Si può andare, per favore, Anto, con Google, con Street View, più che con Google, per vedere un attimo la situazione? E no, se nel senso, Alberto, che a me verrebbe da dire, però io non ho la competenza tecnica, no, tua o di Jacopo o della Manola. A me verrebbe da dire, siccome comunque un'opportunità, no, di recupero abitativo gliela diamo, se c'è da fare una sistemazione, no? Sì, ma infatti riflettiamo anche su quello, cioè l'alternativa è o demolisci e chiudi tutto o t'arrangi, nel senso, cerchi di ottimizzare la cosa per recuperarlo. Sono d'accordo anch'io, perché l'alternativa o rimani così o demolisci, Quindi se è fattibile alla fine potrebbe essere una soluzione, no? Lo ridimensionerà, cioè, non è uno scherzo, nel senso, però è un livello di compromissione dell'affare lì che no? Bravo Anto, perfetto. Ritorni dove eri prima, Anto, con la vista dall'alto, per favore. E terzo tasto del mouse, misura e guardi quanto c'è grosso modo dalla fine dall'alto. Brava. Misura da qui a qui, terzo tasto del mouse, no, vai proprio lì, clicca il terzo tasto del mouse, proprio sulla immagine. Vogliamo vedere la distanza fra, diciamo, il residuo di cemento che c'è e la strada, dai. Ah, ok. Da quale punto la volete che lo misuri? Prendi il punto più vicino alla strada. Dove eri te ora? Brava, dalla parte più pronunciata, no? Brava, sì. Lì. No, 5 metri e 30. Sì, è 5 metri, dai, è la classica misura, 5 metri. Ma che poi Simone, lui vuole continuare a tirar su queste abitazioni, cioè vuole metà demolire, no? Ho capito, ma lui, come diceva Alberto, lui, lei, insomma, ora di là di chi sia,
ha un problema che se non c'è una previsione urbanistica di tipo di nuova edificazione abitativa, lui si trova per sempre, diciamo, questa situazione, e quindi poi a un certo punto deve toglierla, no? Allora, siccome io credo che gli stiamo venendo incontro, no, nel prevedere una possibilità edificatoria, io dico questo: se è fattibile che a un certo punto lui organizza la sua abitazione nei termini che sono indicati nella scheda, no? Cioè fa un parcheggio lì davanti e quindi poi si sistema oltre il parcheggio nell'ambito della superficie fondiaria, mi sembrerebbe ragionevole, ecco, come posso dire. L'importante è che sia fattibile, anche, come dire, un minimo di sostenibilità economica, nel senso che chiaramente se costa più no, fare l'operazione, diciamo, di demolizione che andarsi a comprare una casa da qualche altra parte, non ha più senso. Però credo che tutto sommato l'elemento... L'alternativa, Simone, ora riflettevo, no? L'alternativa è: si mantiene il sedime dell'immobile, della superficie edificata dell'immobile, lo fai completare in elevazione, lì dai come perequazione la cessione dei primi 2,50 m, arretrando la risiede, quindi invece che 5 metri a 2,50 a 2,40, con contestuale deroga, perché sennò lui dovrebbe arretrarsi 5 metri, no, dal parcheggio, cioè l'autorizzi già subito a essere a 2,50 e quindi si ritroverà con 2,50 di risiede, 2,40, 2,30 quanto arriverà, e davanti farà quella striscia di parcheggi paralleli, come sono messi allora con la macchina bianca sulla sede, la ritroveremo all'interno del lotto, via, sostanzialmente. Però c'è da autorizzarlo già subito alla deroga della distanza. Sì, ora scusate se mi inserisco, perché c'è Roberto Lucchesi che diceva che non fa distanza, ma secondo me, allargamento della strada, se è 2,5 m, che è un allargamento della strada, vuol dire che la sede stradale si amplia. No, allora, se è un allargamento stradale, era legittimato, non lo so. Scusate, se è un allargamento stradale, sì. Se è un parcheggio all'isca di pesce o in linea. No. Se è un parcheggio individuato come parcheggio, no. Ma c'entra con quella profondità? All'isca di pesce lì non c'entra, Domando se con quella profondità che dice Alberto c'entra l'isca di pesce o no. In pratica arrivi all'isca di pesce, è sui 5 metri, arrivi al punto che all'edificio, alla parte più sporgente dell'edificio, arrivi a quel filo lì. E se si facesse un parcheggio in linea, però a quel punto estendendo il perimetro anche sul lato del corso d'acqua? Ma il parcheggio sul corso d'acqua non sul corso d'acqua, sempre sul lato del fabbricato. Ma scusate, no, ma noi si cerca la perequazione, non si può far qualcosa da qualche altra parte? Piuttosto che farglielo fare lì. Sì, o se no... Io non mi ricordo cosa si era detto in discussione, magari prendo qualche commissario, sì. Non avevamo immaginato anche un collegamento tra la via Massoni e la via Unità d'Italia? Sì, si era immaginato anche quello, pedonale. Pedonale? Sì, anche, ecco. Ma quello c'è già, ma voglio dire, se abbiamo bisogno di qualche... che ne abbiamo bisogno di una perequazione, c'è qualcosa da sviluppare in un altro luogo? E lì si lascia così. Sai cos'è, Riccardo? Che questo qui è un intervento, come ti posso dire, che giuridicamente è di nuova edificazione, no? Tecnicamente è di completamento, perché lui si trova delle fondamenta già fatte, no? Per cui, come ti posso dire, è minima, no, qui la perequazione. Viene un'unità immobiliare a Capezzano, per amor di... Appunto, si fa una perequazione minima, cioè non lo so se c'è qualcosa senza dover fare per forza lì, se non ci sono le misure di spazi. No, certo, se un centro ha un'opera pubblica che abbia una funzione, hai ragione te, è fuori discussione.
Io Simone non capisco perché viene considerato come nuova edificazione, se ci sono già le fondamenta, hanno già pagato gli oneri di urbanizzazione e tutto. Perché quell'aggeggio lì non si può chiamare edificio, ho capito? Se fosse riuscito ad arrivare a un punto nel quale c'era un volume, no? Si poteva dire un edificio esistente. Poi magari gli mancavano le rifiniture, gli mancava l'intonaco, gli mancavano gli impianti, però insomma, no? Se c'era un volume consolidato, ma quello lì non è un volume, capito Michela? Quindi non lo puoi considerare edificio. E quindi non considerando l'edificio è un intervento di nuova edificazione, che poi nei fatti è un intervento di completamento, no? Di un'opera che è iniziata. E questo è il problema. E E la posizione di Riccardo è legittima, però siamo, cioè la domanda è la solita, siamo in grado di valutare un'opera che sia inseribile per equazione che consenta il completamento dell'edificio? Se sì, forse è la cosa migliore, tutto sommato. Anche perché magari si rende meno problematica poi l'attuazione della previsione, voglio dire che siamo nello stretto, e non abbiamo modo di capire come è dimensionato un parcheggio, insomma, o si generano problemi sulla viabilità. Manola Antonella, possiamo un attimo vedere le previsioni di piano in quella zona di Capezzano? Voglio vedere una cosa. Vuoi vedere la cartografia del PO? Sì, voglio vedere una cosa. Però mi sono perso, dov'è il nostro... Infatti. Dov'è? Aspetta. È più su, ci sta andando. Questo è questo, era scappata la carta, eccola qua. Perché vedete, noi lì si è indicato, l'ufficio mi corregga se sbaglio, noi lì si è indicato con dei pallini verdi un collegamento ciclabile, che poi vuol dire non necessariamente pista ciclabile, ma percorso ciclabile sì, verso la Sarzanese da un lato e verso, diciamo, Pietrasanta dall'altro lato. Quindi si potrebbe anche indicare come perequazione, siccome lì non ci viene la pista ciclabile, ora andiamo a vedere gli allargamenti, cioè andiamo a vedere gli spazi, ma non credo che ci venga una pista ciclabile, e comunque non li si potrebbe chiedere, perché sarebbe sperequato, no? Però lì si potrebbe chiedere, come dire, sulla base di un progetto di opera pubblica, la sistemazione di un percorso ciclabile, cioè che sia una zona 30, che sia una zona con le corsie ciclabili, cioè un progetto che punta sostanzialmente sulla segnaletica, per essere chiari, no? Però questo... Simone, mi permetto una riflessione, la Manola e Roberto saranno più puntuali sicuramente. Io credo che da 0 a 10 metri dall'argine del fosso tu non possa piantare neanche un chiodo, eh? Allora, sui percorsi ciclabili, questo te lo dico perché ci sono passato nel primo mandato quando c'avevo la delega ai lavori pubblici, sui percorsi ciclabili li puoi fare, i percorsi ciclabili lungo diciamo i torrenti d'acqua. È chiaro che devi, come ti posso dire, fare opere di sistemazione della sponda, non è che ti puoi mettere lì e fare... chissà quali interventi, però lungo fiume, no? Noi l'abbiamo potuto fare
per questo motivo. Qui anche lungo il cerchio ci sono percorsi ciclabili, quindi un tracciato che fanno le biciclette che ci passano, cioè non è che uno può fare o l'asfalto colorato o il cemento o qualsiasi cosa, il tracciato che fanno le biciclette, va bene. Esatto. Ora magari andiamo a vedere con Google Art un attimo lo stato dei luoghi, e questa potrebbe essere anche un'idea, nel senso che questi voglio dire, ma lui lo può fare anche se non è di proprietà sua quell'intervento? No, ci vorrebbe che lavorasse su proprietà comunali, no? Appunto, c'è da verificare anche quello. Sì, ma vedi, un tratto, allora, due sono strade, no? Quella più vicina alla Sarzanese e quest'altra strada che è via Massoni, se non sbaglio, quella che va verso Pietrasanta. No, scusa, via Massoni è la... Sì, no, ma è sempre via Massoni dovrebbe essere, no? Giusto? E poi c'è un pezzettino di argine. Si va a vedere un attimo lo stato dei luoghi un'altra volta. Infatti sì, ecco, il tratto non pavimentato che nelle carte di piano è bianco, no? È una strada a tutti gli effetti, anche se non è pavimentato. È tutta via Massoni quella lì. Ah no, dici questa, no, Jacopo. Io non credo però, che sia via Massoni. Da Google non sembra che ci sia. No, ma non quella, dico il resto è via Massoni, giusto? Torniamo un attimo. Sì. Io pensavo anche a quella, però Simone. No, quella no, sono argini. Intanto un'altra cosa, ora ne butto là un'altra, no? Abbiamo fatto un mucchio di recupero di lavatoi, no? Per dire, ne mancano ancora, se no si poteva fare anche il giro del recupero di tutti i lavatoi, magari rinsegnare qualcuno anche a lui e via. Sì, nel senso, se vanno quantificati diventa un po' più un problema. Quanto è larga via Pietro Massoni? Dieci metri. Dio. E sul lato di qua? Scusatemi, ma non ti ho rotto il telefono, dimmi. Sul lato Viareggio, sul lato Massarosa quanto è larga? Questa, no? Questa di qua? Circa 6, mi si risulta a me. Aspetta, perché qui mi dà... Aspetta, aiuto! Terzo tasto del Mosca, bravo! Ho capito! Sui 4 metri... E qualcosa. Ci vai un attimo con l'omino lì? Sì. Aspetta, cancella la misurazione. Il fosso dov'è? Lì sotto? Questo qua. Guardate, a me verrebbe da dire, magari non vi convince, ma mi verrebbe da dire quasi un progettino di sistemazione ambientale di quella zona lì. Cioè, c'è un fosso, c'è una previsione anche di percorso ciclabile, intanto sistemiamolo, perché vedo degli scepaloni, vedo, ora io non so se... forse Graziano può essere più preciso di viene di tagliato quello lì dal consorzio sia a destra che a sinistra e lì non è sempre tutto uguale, non ci puoi fare quello che vuoi fare te perché in certi punti per dire l'argine è un metro, in certi punti è due metri. Lì ce lo fai male, ci avresti da prendere
la prende e fa tutto l'argine di cima a fondo. Ma neanche un percorso pedonale, che se uno vuole andare a pedonale verso la Sarzanesi si fa una passeggiata senza essere investito. Sì, pedonale può essere anche fatto, come del resto mi sa che c'è già nella parte sotto verso l'Unità d'Italia, mi sembra che c'è qualcosa di sotto pedonale, ma non so a chi può interessare a camminare a piedi qui e andare fino sulla Sarzanese, però vabbè. No, non lo so, io ora è una zona, come dire, che conosco meno di altre, no, perché non la vivo più di tanto, quindi, però non so se queste persone vanno a piedi in centro a Capezzano, passano dalla strada, occhio, o mi sbaglio? No, il lavatoio che è a Misciano, no. Si può riqualificare quel lavatoio che è a Misciano? Ma quel lavatoio lì va guardato un attimo, perché non è, ora, da come l'ho visto io sulle carte non risulterebbe lavatoio, risulterebbe quasi come un allargamento stradale, te lo dico così da ignorante. Il lavatoio c'è? Sì. C'è il lavatoio e c'è la fontana, se è per quello c'è tutto. E quindi Graziano, si risulta come allargamento stradale, volevo capire il tema. Il tema, perché te lo spiego, perché lì c'era dalla via di Misciano, te scendi e vai alla fontana sulla sinistra, sulla destra c'è il lavatoio e sopra ci sarebbe il viottolino che ti riporta su via delle Silerchie all'altezza della chiesina dei Pistelli, più o meno. Avrebbe fatto, che è importantissimo. Io te lo dicevo, nel senso lì, quell'area lì del lavatoio, che c'è il viottolino che passa accanto a quella, la casa della Vallini, che ora è tutto rovi, quello sarebbe un'opera da poter far fare, da ripristinare, perché è anche un bel passaggio e è molto utile per chi cammina a piedi. Sì, il passaggio non lo so se c'è ancora, perché c'è stato un tempo, ci avevamo messo la rete. No, ma ho capito, ma ora non lo so, io ci passai tempo fa, là in fondo non c'era la rete. Ora, scusate, se intervengo, il tema qui mi sembra chiaro per tutti, cioè abbiamo l'interesse e la volontà di, come dire, far completare un'opera che è in una condizione di fatiscenza, e per far questo cerchiamo di trovare una formula perequativa che abbia un senso, come sempre abbiamo fatto, cioè se possibile nella zona della trasformazione, altrimenti ci stiamo domandando se altrove. Ora mi domando questo, dal momento che non siamo in grado di fare delle valutazioni così, come dire, raffinate, visto che già in un caso abbiamo indicato una perequazione spostata su patrimonio, però sicuramente pubblico, ovvero lavatoi, probabilmente possiamo adottare la stessa formula, indicando quelli che in via presunta lo sono, no? Sono pubblici, poi hanno bisogno di una progettazione che non siamo noi né deputati né titolati a farla ora, sarà, come dire, valutata nel momento in cui viene presentato il progetto. Allora, questa proposta che faceva Riccardo, io non sono in grado di valutarla, però Graziano, è pubblico quel lavatoio lì di cui parla Riccardo? Sì, pubblico, sì, ci hanno sempre lavato tutti, quelli di Misciano hanno sempre lavato lì a suo tempo. Simone, no, per quello pubblico è pubblico, perché ti ripeto, ci sono andati tutti lì. Anche dell'entità degli interventi. Indichiamone alternativamente magari più di uno, come è già stato fatto, e tra l'altro era emerso anche in discussione che c'erano altre situazioni analoghe, in modo tale che poi insomma... C'è anche quello di Rosi, Graziano, quello sotto strada Rosi. No, io vi ricordo, cioè, era stato citato da Graziano un lavatoio a Casciana, da me una Gombitelli e a Fibiano, insomma, c'era diverse. Sì, ma quello lì di Misciano, io l'ho detto, perché è ai margini anche di un percorso bello, che se chi cammina a piedi, che va sulla strada delle Silerchie, da lì si ricollega a Misciano, Gallena e torna a Camaiore, è bello, quindi quello lì sarebbe proprio ideale, anche da un punto di vista di fruizione del cittadino, hai capito? È proprio bello. Sì, ma va bene, va bene. Guarda, gli si dà una cifra, nel senso, Simone, se gli si dice, se si mette il recupero di uno dei lavatoi comunali sul territorio, che okay. Ma si dà una cifra? Ascolta, ormai ho imparato anch'io, nel senso che quello che costava di più di lavatoi, che era quello messo male, che aveva rifatto la copertura e tutto, costava 40-50 mila euro.
Quindi vuol dire che se questo è più o meno nelle condizioni degli altri che abbiamo già valutato in altre fasi del procedimento per altre perequazioni, sono interventi da 10-15 mila euro. Ora poi Graziano è qui, Graziano, è questo l'ordine di grandezza anche per questo qui? L'ordine di grandezza è questo, per quello lì di Micciano semmai c'è da risistemare anche il fosso, eh? Il fosso che c'è davanti, cioè dietro, sì, dietro e di fianco al lavatoio, perché se no non... Ma è un canaletto? Canaletta nel reticolo? No, c'è proprio il fosso che viene giù, ora non mi ricordo il nome, comunque se tu vieni giù da, lo guardi sulla carta, viene giù, passa da lì, passa, dopodiché praticamente è quello che passa da Badia, in definitiva. Se tu lo vai a vedere tutto quello che non passa. Non ci si fa sorvolare su Misciano, Antonella? Allora, io andiamolo a vedere. Allora, io il percorso l'ho presente perché ho capito qual è, l'ho fatto anche in passato. E, effettivamente è un percorso, insomma, che ti riporta, no, verso il centro, quindi bello. Il lavatoio, onestamente, invece, in questo momento non me lo ricordo. Cioè non lo presento proprio. Dimmi dov'è, resta, perché non lo so. Ti resta sotto strada, ti resta, forse lo vedi male per quello. Dove rimane Graziano? Scusa. Dunque, vieni su, questa qui dovrebbe essere la Conca Verde, vieni avanti, fai la curva e lì dove sei te, allarga in quel punto lì. Questo mi sa, è qui dentro. Esatto, però... lì. Sì. Dovrebbe andare, come dice qualcuno, l'omino. Ma con l'omino lo vedi? Arriva l'omino, arriva. E l'omino non ci va, mi dispiace. No, ma con scalpello, prova un po' via Misciano. Eccolo, no, vedi che ci va. Vieni. Datevi il tempo. È pieno di fuori. Io vedevo il pallino verde, dicevo. Vedi, e ora c'è buio. Aspettiamo che venga la luce. È quella due tasche, non ci fu già fatto un intervento lì? No, intervento non c'è mai stato fatto nulla. Gira a destra. Aspetta Graziano un attimo che mi devi ritornare indietro. Mi si deve ricomporre la visione. Aspettate, non abbiate furia. Vai, abbassati e gira a sinistra. Eccolo qui. Secondo me rimane... No, è lì sotto. È lì sotto, ma aspetta. Avanti. Lì. Eccolo lì. C'hai il lavatoio e c'è la fontana l'anfondo. Ora appena leva la sfocatura, eccola, vedi. L'anfondo c'è la cosa, c'è la fontana. E qui c'è il lavatoio. Ma che intervento edilizio ci si può fare qui però, ragazzi? A me mi sembra anche in buone condizioni. Ma non è così. Ora questa è la foto, se ci andate non è in queste condizioni qui. No, questo qui, fra l'altro, questa qui deve essere una foto vecchia. Perché fra le altre cose ci sono sette zampilli che qui non ci sono. È 2011. Esatto, poi giù al muro ci sono gli zampilli, sai, le fontane che escono che qui non ci sono, vedi nel muro. No, questa non è lo stato attuale. Non l'ho mai visto. Ascoltate, io mi fido di chi lo conosce. Mi pare Graziano e Riccardo lo conoscano entrambi. Se Graziano e Riccardo, vi dico la mia opinione ovviamente, se Graziano e Riccardo condividono l'esigenza di questo intervento pubblico, per me va bene, cioè per me va bene. Io come assessore mi sento di esprimere... Sì, ma voglio dire, ma... In linea di massima, una quantificazione, perché per i nuovi interventi... Ma no, la quantificazione è sui 10-15 mila euro. Erano i 10-15 mila euro. Manola, sì, io ho parlato con l'ufficio lavori pubblici, mi hanno dato dei parametri che sono questi qui, Graziano me li stava confermando. Ora, sì, se sì, no, se c'è da sistemare anche il fosso... No, vorrà dire che nel progetto di opera pubblica ci sarà anche questa sistemazione qui. Va bene? Perché mi hai detto che hanno chiuso quel sentiero? Cioè, ma è normale chiuderlo? Perché io una volta non era chiuso. Non lo so, guarda, io tempo indietro, passando dalla strada, non sono andato là, passando dalla strada ho visto che c'era una rete, c'era tirata una rete. Però francamente poi non ci ho più riguardato, sicché non ti so di nulla. È sporco, però, perché è sporco, quello sono sicuro. Che bello.
Per Riccardo ti rispondo io. La risposta è no, non è normale, nel senso che in questi percorsi storici si è formato per usucapione un diritto di passo pubblico e quindi tutte le volte in cui c'è fenomeni di questo tipo bisogna, diciamo, avere, no, se ci se ne accorge, la prontezza di intervenire. Tra l'altro l'abbiamo anche segnati nel patrimonio, nella carta del patrimonio territoriale, no, del piano. Proprio perché quando ci sono anche interventi edilizi si stia attenti a non pregiudicare questi percorsi, che sono percorsi che spesso intercettano proprietà private, ma sulle quali si è formato l'uso pubblico. Pensate alla Francigena, che è l'esempio più eclatante, diciamo, di tutti. Quindi è un patrimonio che va difeso. Purtroppo a volte l'edilizia, diciamo, no, gli interventi privati di edilizia li compromettono, invece bisogna starci attenti. Bisogna Ma starci. vedi poi questo sentiero ai margini di quelle costruzioni che ci sono. Io ho paura che li diano proprio noi se l'hanno chiuso la gente che li passa Sì, di qua. passa in mezzo alle case lassù, passa in mezzo alle case e tu detto, poi va a finire lì sul curvone del Mondadori. Sì. Scusate, io non voglio insistere di più, semplicemente segnalo il fatto se non sia il caso di inserire, nel caso in cui ci siano problematiche specifiche su questo, anche altri casi analoghi, però mi rimetto a quello che dicono gli altri. Inseriamoli, inseriamoli, non è mica nulla di male, inseriamoli. Cioè, o in mettere più possibilità, Jacopo? Sì, perché se questo è un intervento di manutenzione straordinaria, come mi sembra possa esserlo, perché dal 2011 al 2021 sono passati 10 anni, ma a meno che non ci sia stato un evento calamitoso, non credo che siano interventi così straordinari da doverci fare, di ristrutturazione, intendo dire. Allora, manteniamo il rango, no? Se si dice che per effettuare quel tipo di intervento serve un intervento di manutenzione straordinaria, bene, allora se si fa a Misciano si fa a Misciano, si fa da un'altra parte o anche da un'altra parte, Va bene. perché il rango è diverso, eh? Cioè Anch'io penso sia giusto. la situazione di vado che si è messa in perequazione all'altro intervento è un intervento strutturale. Qui io non ci sono stato da 10 anni a questa parte, vedo questa situazione, ma degli interventi strutturali di sicuro non ce ne Scusa, Jacopo, la situazione del lavatoio a Gombitelli qual è? sono. No, la situazione della lavatoio comitale è una situazione di recupero come quella di Vado, però io sono d'accordo che Mettiamoci anche quello, Jacopo, no? l'obiettivo di far realizzare e completare la previsione di questo edificio sgangherato a Capezzano si possa anche immaginare una manutenzione straordinaria e basta come intervento. Però allora a questo punto forse ha senso inserirne più di uno. Mi viene in mente Graziano aveva citato Casciana, il lavatoio a Casciana, che è nelle stesse condizioni. Di questo qui, di quello che stiamo guardando. Sì, E capito. allora, però allora la dico io, la faccio una proposta. Se sono due lavatoi in cui basta la manutenzione straordinaria, anche qui secondo me basta la manutenzione straordinaria perché Sì. sicuramente in condizioni peggiori di ora, ma strutturalmente di qui a 10 anni non è che si saranno cambiate, no? Allora indichiamone due che sappiamo sono fattibili, che potrebbe essere appunto quello proposto da Riccardo. Su cui è d'accordo anche Graziano, di questo qui di Misciano, e questo qui che proponevi te, il secondo che dicevi, cioè quello che necessita magari di una manutenzione straordinaria. Sì, secondo me è più logico, insomma. Va bene. Vabbè, inseriamo questi due. Allora, quindi questo è il lavatoio di Misciano, lo possiamo chiamare, e l'altro di Cascana, giusto? E una Casciana che è comunale, Non quello ho sono sicuro capito, che è sì? comunale. Misciano e Casciana, giusto? Casciana, sì. Casciana Val di Pesa. Quello Misciano e Casciana, ok. è San Casciano Val di Pesa, è un'altra cosa. E per cui levare il parcheggio, ok? Ecco, si leva il parcheggio. Sì. Il telefono che mi ha lasciato il culo, perché io ce l'avevo, questo ce l'ho sempre a casa. 20 oggetti che vai Ok. via. Guarda Bene. che ci faccio, non lo so. Lo A chi? Cosa c'è da rivedere su questa parte? A 457, Jacopo, volevo sapere poi l'ufficio come l'aveva giostrata, diciamo, perché attualmente non ho ancora capito bene. Qual era, Michele?
Anche quella era in via Misciano, era quella dell'allargamento stradale. Ah, ok. Sì, quel ma io come ho ripreso il verbale e ho visto che la commissione aveva, non aveva fatto, aveva rilevato degli errori e se, che sono stati corretti subito perché c'era il Cinquini. E poi dopo avevamo cambiato il parere perché gli avevamo dato prima accolta e invece parzialmente accolta, perché lui chiedeva l'unità di 120 metri quadrati, invece non gli si dava 100 metri. Però non ho no, altre 140 cose. Ne chiedeva. Allora io siccome avevo chiesto di ridiscuterla perché alla prima commissione dove c'era il Cinquini io infatti, non c'ero. Quindi lui chiedeva 140 metri e poi la cessione e l'allargamento stradale. E infatti non mi tornano i metri, capito? Si parla di 100, di 120 e poi 80. Voglio dire, no, in definitiva, come sarebbe stato? Mi si era dato 80 metri. Aspettate che ci vado, aspettate un attimo che ci vado sulla scheda norma, Così la leggiamo, aspettate. Allora, 4, 5, 7. È la TU 4.7. Questa qui. Vai, prendi la scheda. Vai avanti pure. Vediamo le unità immobiliari. Aspetta, eh. 80. Allora, 80. E la perequazione è invece? Una di 80. E aspetta, e vediamo un attimo se ci aveva qualcosa anche da accedere, mi sembra. Parcheggi aree di sosta, I2. Vediamo quanti metri quadri sono, c'era forse in alto la superficie da accedere? Ecco. No, perché Lucchesi l'altro giorno disse che il parcheggio non c'era, capito? No, qui c'è parcheggio, 150, I2 è parcheggio. Capito, perché da 140 alla forte 80, poi c'è la cessione e la realizzazione del parcheggio. Vediamo se c'è la realizzazione. Non me lo ricordo. Non ci viene il parcheggio lì. No, non c'è la realizzazione del parcheggio. Infatti ero rimasta io all'allargamento stradale senza il parcheggio. Guardiamo la perequazione come indicato. Antonella, scorri la scheda, vediamo come è indicata la perequazione. Realizzazione e cessione del parcheggio aree di sosta in continuità. Ma in via Allende è quello che era sbagliato, no? Qui non siamo in via Allende. C'era da cambiarlo, ve lo ricordate? Ha ragione Riccardo, eh? Infatti c'era del casino su questa scheda, io... Scusate, la faccio io una proposta. 80 metri quadrati, quando lì ci siamo fatti dare la cessione dell'area, secondo me può anche andare bene, anche perché io non so se ci viene un parcheggio o meglio un allargamento stradale. Lì ci viene un allargamento stradale. Io sì, mi sarebbe la cosa più equilibrata, cessione dell'area in cambio di 80 metri quadrati. Sì. Che dice? Però qui va cambiato, ce l'ha già detto che vi allenete. L'ha già detto, l'hanno ancora corretto, dai. Io da 140, dategliene che te lo allora, dire io almeno hai eliminato anche il parcheggio? Gli ci facciamo dare stradale, prevediamo l'allargamento stradale, eh? Va bene. No, ma lo devono realizzare. Va bene. No, va bene. Eliminiamo cessione, cedono. Allora, un allargamento stradale può essere più contenuto di quello che si vede in mappa. Se è più contenuto di quello che si vede in mappa lo possono anche realizzare, però ha un senso quell'allargamento stradale lì così grande, no? O mi sbaglio, giusto? Lì l'allargamento stradale o lo fai su tutta la strada, se no quel pezzetto lì e basta non serve a nulla. No, ma ascolta, tipo ma non largo serve lo stesso, eh? Graziano, mi sono spiegato male, tipo isola che consente il passaggio di due veicoli più agevolmente, no? Come succede anche, che ne so, sulla via di Torcigliano piuttosto che su altre strade strette. Uno scambio, uno scambio.
ecco, uno scambio. È stretta via Visciano, no? Solo la sezione dell'aria, allora. Senza realizzazioni. Allora, o solo la cessione dell'area, oppure sarebbe meglio, secondo me, ridurre l'area e però l'allargamento stradale te lo fai fare. E certo, no, scusi, e allora a quel punto lì da 140 metri almeno 100 metri, se no un lo fanno, ragazzi, no? Ma la perequazione non ci sta, eh. Ragazzi, ma 100 metri, 80, una casa di dai lì, per fare un allargamento stradale. E era già ambidue lì, Riccardo, eh. E insomma, capito? Già ci doveva fare quel che ci doveva fare. Quell'area lì, andatela a vedere con Google. Ah, secondo me, per i criteri che abbiamo tenuto fino ad ora, poi per l'amor di Dio, non è che è matematica, no? Però mi sembrerebbe equilibrato 80 e fargli fare l'allargamento stradale. Mi sembrerebbe equilibrato. Anche per me, no? Allora, se ne è 100, c'è da fare un lavoro grosso. Ma c'è anche la cessione dell'area e più l'allargamento. Ma da 140 che chiedeva, gliene dai 80, gliele hai dimezzato. Ma lì fa già un favore a fargli fare la casa, perché ti dico una cosa, lì ha ragione Graziano, non serve a nulla neanche l'allargamento della strada. O la fai di tutta, non serve a niente. Io ci sono quasi tutti i giorni, ci vado a piedi. Ma andatela a vedere. Oh. Ah, invece a me, Riccardo, mi hanno detto che lì serve l'allargamento. Vedi, siamo due commissari, abbiamo due opinioni diverse, va bene. Mi hanno detto Michele, vale poco. Le cose vanno viste. No, ma scusate, ora un po'... Ma io, quello che mi riferiscono lo riporto in commissione, ma stai caldo. È giusto che lo riporto in commissione. La verità è che via di Misciano è stretta. È chiaro che avrebbe bisogno di un allargamento lungo tutto il suo corso. Può essere utile avere un punto di slargo che consente magari più agevolmente il passaggio. Le macchine ci passano sempre, a me che ci passano le macchine, ecco quello che ti dico. Un po' strette, Riccardo. Sì, ma ci passano, non è che quando arriva la macchina c'è da fermarti e andare. No. Che dico io. Graziano, io per il buon senso, se fosse più larga tutta la strada, sì, però non è che c'è bisogno di un allargamento come a Torcigliano, che se arriva una macchina non ci passi e ce la fai retromarcia. Ecco quello che volevo dire. Va benissimo se si fa anche l'allargamento, ma mi sembra equo, no? Fra quello che lì si dà e quello che ci dà. Io volevo dire solo questo. Poi è giusto votare in commissione tutto il CD, non ci mancherebbe altro. E mica però che prendo però aggiungo io che mi dicono, Aggiungo io che siccome appunto queste sono strade che spesso vengono anche fatte a piedi, no? Perché sono, insomma, la nostra città si presta fortunatamente, uno può anche fare, no? Un allargamento stradale, ci mette, che ne so, una fontanella e può essere anche un momento, un elemento, no? di sosta, insomma, quindi. Però mi sembra che 80 metri quadrati, poi decidete voi, non è che ora... No, io la portavo a 100 con la cessione dell'aria e l'allargamento stradale. Sono d'accordo con 80. Come? No, io sono d'accordo con 80, perché secondo me è più che giusto in proporzione a quello che si chiede. Se si chiede poco o niente. Gli altri che dicono? A parte Graziano che l'ha già detto. So che, cioè, si cambia poco, secondo me. Cioè, il profilo dell'interesse pubblico è chiaro che si può considerare con interventi che ricadano su tutta la strada, no? Perché non è nelle cose e non è l'oggetto di quello che stiamo affrontando. Se riteniamo che sia comunque migliorativo il fatto di avere o uno scanso o uno scambio per ragioni di ma ci andate a vederla con Google, per favore. Certo, ma Riccardo, ma che ti vai a picca? Ma la voglio vedere. L'hanno detto anche a me. L'avete già vista. Ma scusa, o Michela, io le analizzo bene le cose. Non è che do per certo quello che viene detto da te, da me, da Jacopo. Le vediamo e faccio una valutazione mia. La voglio rivedere, punto. Qual è il problema? Non ho capito. Cioè, devo dare per certo di andarla a rivedere. 140 metri è sì? No, lo voglio valutare. E poi decido io di testa mia e gli altri decidano di testa vostra. Non capisco, Michele. Io non ho.
No, alla Michela gli volevo far presente questa cosa, ma semplicemente per offrirti, Michela, degli elementi ulteriori, no? Di riflessione. Ci Per sono carità. persone che hanno chiesto l'edificabilità, non gliel'abbiamo data, eh? Cioè No, senti. il ragionamento ha chiesto 140, almeno 100 diamoglielo. Secondo me è discutibile, nel senso che noi gli dobbiamo dare quello che ci sembra giusto, a prescindere da quello che lui ha chiesto rispetto alla perequazione. Quindi proviamo a ragionare. Ma mi va bene anche 80, non è che mi voglio ficcare su 20 metri. No, appunto. Era una proposta che facevo, se non va No, bene, lasciamo perdere, non è che mi ficco su 20 metri. tieni Ma è ragione. legittima la proposta che fai, ecco, ma è legittimo quello che dicono gli altri. Capito? Non è che mi voglio piccare lì su 20 metri, va No, bene anche 80, con la cessione dell'area e l'allargamento stradale va più che bene, viene incontro anche. ma è legittimo quello che chiedi, è legittimo anche che un altro lo valuti, no? È quello che ti voglio far capire. Punto Certo, ma esatto. siccome, ti ho detto. Antonella, il punto esatto qual è? Aspetta che ci vado. È più avanti, mi sa. No, è più dietro, dove Questo. c'erano le canne. Sì, è qui dove c'è tutto questo scepalume. E L'avevamo quindi già visto e si vedeva poco, capito? si vede poco. Sì, eccolo qui, ecco. L'aria è questa qui dentro. Però vedi, la strada è stretta, un allargamento, uno scanto, come diceva Simone, anche una riqualificazione, una fontanella, qualcosa, insomma, io non ce lo vedo male, sinceramente. Anche io non ci lo vedo male. Ma la fontanella no, ragazzi, si fa l'allargamento, va bene l'allargamento. Se ci Sì, vuoi vabbè, ma si diceva così per curare un po' l'area. dopo le macchine Non volevo trasformarmi in un progettista di opera pubblica, volevo dire che lì può essere utile un allargamento e un elemento, no, di basta, riqualificazione. vai, e basta. Qui è utile l'allargamento stradale di 120-130 metri. Allora risolvi, cominci a dire se hai fatto qualcosa, se no non serve a nulla. Comunque va Va bene, bene. Graziano, ma non si può fare qui, non siamo in questa sede, cioè, si ragiona di un'altra cosa qui, si ragiona di una. Sì, ma ho capito, ma ti stavo dicendo, mi stavo a parlare di allargamento stradale che Graziano, allora farete. diciamola così, se un domani il comune vuol fare un allargamento stradale del tipo che dici te, se ne ritrova un pezzo fatto, ecco. Pezzettino già fatto, via. Sì, un pezzettino, 20 metri fatti. Scusate se interrompo, se l'Antonella ci fa vedere il regolamento urbanistico, perché dalla verifica che ha fatto emerge che anche prima c'era la possibilità di edificare una unità immobiliare e un parcheggio. No, l'allargamento Ah, un stradale. allargamento stradale? Ah, Sì, infatti è era quello quello che che vi dicevo diceva la prima Michela. io. Diceva la Michela. No, non ci viene il parcheggio, era meno aria che gli si pigliava. Vediamo l'RU. Vabbè, Era una andate a B2. non Era so una come. B2 e questa vedete l'area individuata nella B2. Sì, era quello che diceva la Michela, dai, però questo conta fino a un certo punto, nel senso. Non era un appartamento, era un parcheggio. Non è l'allargamento stradale, era un parcheggio nella Sì, B2. era un parcheggio. Allora, Va diciamo. bene. Ok, allora così, 80 metri cessione aria e allargamento, ok? Quanto di area? Rimane 150, lo devo ridurre. Quanto serve per un allargamento stradale fatto bene? Io lascerei. Non ha Ma senso ridurla, non ha senso ridurla. bravo, Non ha senso ridurla. E poi un giorno, se ci si può fare un parcheggio, se lo può fare anche il comune se c'ha l'aria, no? dai. Va bene, no, io sapevo, volevo solamente sapere se, siccome ho sentito che Graziano aveva detto 130, allora rimane 150, va bene? E rimane 80, ok? Va Benissimo. bene? Sì. Che altro c'è E di poi sospetto? Simone, io ti volevo chiedere una cosa, dalla 48 e la 49, una era cartografica e una era normativa, è di un'attività. Io anche lì quando furono discusse non c'ero in commissione, ti volevo chiedere delle certezze in merito, diciamo. Prendiamo. Vai. Poi io non ho altro da dire. Ma noi sospese ce ne abbiamo altre, Antonella? Non sentiamo, Antonella, sei senza No, vi microfono. devo dare delle comunicazioni sulle cartografiche. Ma Allora, la 48. dopo che abbiamo visto queste qui della Michela, dacci le comunicazioni, Manuel. Sì.
Cioè, non so che vuoi dire con comunicazioni sulle cartografiche, cioè cose rimaste in sospese che vi avevamo chiesto. Sì, vi dovevamo comunicare, aspettavamo un parere dei lavori pubblici, ho parlato con il dirigente per tre osservazioni, okay, che poi vabbè, sono vabbè. Queste cose qui. Ok. Allora, io per la 48, non lo so, la cartografica non ne abbiamo mai parlato. Cioè, no, con la 48 non era stata, era un vincolo Manola che c'era su quel terreno lì? No, un vincolo. Ora io la sto riguardando perché non è che me la ricordi. No, aspetta un attimo. Io voglio dire una cosa su questo. Su questa osservazione, no, voglio dire una cosa. Ci sta che il fatto, no, posso dire una cosa, ci sta che il fatto di lasciare quest'area in zona P2, parchi territoriali e fluviali, possa pregiudicare la continuazione dell'attività stessa? Della 48 stai dicendo? Sì. Appunto, volevo vedere quello, perché voi invece la 49 è una modifica normativa e invece gli consentirebbe di andare avanti con l'attività. Volevo capire quello, capito Manola? No, ora leggendola, perché anche io me la ricordo. Loro chiedevano, se me la ricordo, che questa è un'area classificata P2, parchi territoriali e fluviali di interesse locale, che non è solo quell'area lì, come vedete, no, quell'area oggetto dell'osservazione. La domanda mia è semplice, voglio capire, se si lascia in P2, lui può aver pregiudicata la propria attività, c'è un'attività. No, voglio dire, si pregiudica il mantenimento dell'attività? Se fosse così, c'è da andare incontro all'attività, ragione la Michela. Io a quello che avevo capito io, avendo accolto poi la 49 che era normativa, gli si sistemava tutta la cosa. Ecco, non so se la 48 Manola potevamo avere il potere di accoglierla o no. Ecco, è questo che volevo capire. Non so se è un vincolo sovrastante, se è, capito? Non è un vincolo sovraordinato, questo è sicuro. È una classificazione che gli abbiamo dato a noi, che c'era già nel regolamento urbanistico, che in qualche modo. Effettivamente, ma no, allora io. Io sto parlando in generale, non dell'osservazione. C'è una coerenza perché lungo tutte le aste fluviali, sia il regolamento urbanistico che il piano operativo, gli attribuisce una valenza ambientale di notevole interesse, quindi chiaramente ne condiziona anche. Ora io ti ho detto non c'ero quando furono discusse, no? Però essendoci un'attività, se avessimo la possibilità forse di venirmi incontro, come diceva Riccardo, che siamo venuti incontro a tutte le attività, e toglierlo come ce lo chiedevano, se abbiamo la possibilità. Ora io non sapevo se c'era la possibilità o no di poterlo fare, cioè valutiamo questa cosa magari. Allora, l'attività agricola è funzione connessa ai sensi di legge e ammessa nella P2, quindi loro possono tranquillamente, nel caso specifico credo che sia un'azienda agricola, possono tranquillamente effettuare la loro attività. Se però, siccome conosco anche il caso concreto, conosco la problematica, se io questo non ve lo so dire, perché noi abbiamo accolto la seconda osservazione presentata dal solito soggetto. Simone, te che ci dici? Se ma io non ho capito. Secondo te? Ragazzi, non ci ho capito. Scusate un attimo solo. Scusa Manolo, non ho capito niente. Cioè, forse si parla tutti, ci si sovrappone. Allora, la mia domanda è semplice. Lasciare quest'area in area P2 comporta il fatto che lui debba cessare l'attività? È punto di domanda. No, io sto dicendo. Debba cessare l'attività oppure la può proseguire l'attività, ma non può svilupparla questa attività, perché se lui magari crescesse e non può ampliarla, magari ha bisogno di spazi ulteriori, essendo in quest'area non li possa avere. Volevo sapere questo, punto. Io preferirei che rispondesse Simone, perché in questo caso particolare c'è anche una situazione edilizia che non so
se sia il caso di parlarne, ecco, voglio scusate, dire. Scusate, io ho avuto un attimo un problema di lavoro che ho risolto. Mi ricapitolate la questione, perdonatemi. La Michela faceva riferimento all'osservazione 48 che era stata già vista, discussa e nel caso specifico non era stata accolta, ma lo stesso soggetto poi aveva presentato un'altra osservazione che era stata accolta. Adesso Michela ti spiega perché è ritornata sulla 48, di cui non avevamo più parlato. Ditemi di che si parla perché non me lo posso ricordare a memoria. No, il problema è questo, essendo è in area P2, il problema che viene fuori è questo, il fatto che si trova in quest'area, no? Che è parchi territoriali e fluviali, gli pregiudica il fatto dell'attività, della continuazione della propria attività, e se no può continuare ad averla, se lui avesse bisogno di spazio ulteriore in futuro, perché si ingrandisce o meno, li può avere o no? Ecco, allora, dove siamo intanto? Perché io non siamo me la ricordo. Davanti al mercato ortofrutticolo, capitoli, mi sembra. Al Lido. A vedere così. È un vivaio. Sono andato a vederlo con Google. Ho capito. No, alla prima domanda, cioè se lui può proseguire l'attività, lui certamente che può proseguire l'attività, se è legittimamente in essere... nessuno impedisce la prosecuzione dell'attività. Per quello che riguarda l'ampliamento, bisogna vedere cosa prevede la norma di P2. Probabilmente la norma di P2, siccome sono considerate zone, no, di interesse, come è fluviale, qual è la denominazione esatta, ci possono essere delle limitazioni all'ampliamento. Non me lo ricordo, Manola, che cos'è previsto nella disciplina. Sì. Allora, non ammette nelle P2 la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la costruzione di nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare, la costruzione di nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici, nuovi manufatti per esigenze venatorie, installazione di manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti al suolo. Quindi Simone un po' limita, cioè io volevo capire... Scusa, per completare, c'era che non era ammessa installazione di manufatti aziendali e serre per periodi superiori a 2 anni, che è stata eliminata accogliendo l'osservazione 49. Quindi sostanzialmente abbiamo accolto in parte quello che l'osservante chiedeva sul piano normativo, cioè precisando che... Accogliendo la 49, era questo che volevo avere la certezza di queste due cose, infatti la mia domanda era proprio per questo. Può proseguire l'attività ovviamente, può fare questi manufatti... temporanei di cui alla norma così come è stata modificata, aggiungo io, potrà fare anche gli ampliamenti sugli edifici esistenti, perché io non credo che la norma impedisca gli edifici sugli ampliamenti esistenti, Manola, no? Ma qui non si parla di ampliamenti degli edifici esistenti. Sto facendo un ragionamento generale, Manola, sto dicendo... Ah, generale! Sì, ma un edificio in P2 non possa ampliare, no? No, certo, un edificio, no, ma questo è un'azienda agricola, è diverso. Ho capito che è un'azienda agricola, ma se c'è un edificio non lo può ampliare in P2? Non credo. Ma un edificio, un'azienda agricola, lo fa con un piano di miglioramento agricolo aziendale e lo amplia con un piano di agricolo aziendale. È una delle possibilità il piano di miglioramento. Secondo me questo lo può fare, perché la possibilità di costruzione di nuovi annessi agricoli necessari commisurati alla conduzione del fondo delle aziende e all'esercizio dell'attività agricola è ammessa. Beh, e allora il problema non c'è. Va bene, questo è capito. E poi un'altra cosa però, Manola. Un'altra cosa che chiedevo alla Manola, no?
comunque sia, se lui questa osservazione l'aveva fatta, magari un motivo ce l'aveva. A noi cosa ci cambia tenerlo nel parco fluviale Manola oppure aver potuto accogliere anche l'osservazione 48? Ti rispondo io Michela, perché è una risposta, diciamo, che sono in grado di darti anch'io. Che la classificazione fluviale dipende da una verifica dello stato dei luoghi, cioè non è che noi possiamo, non abbiamo un arbitrio, no, nel classificare le aree, cioè la classificazione appare corretta. Quello che invece è corretto fare è dire: se in un'area fluviale c'è un'azienda agricola, no, gli consentiamo sul piano normativo di poter, come dire, andare avanti con la sua attività e anche migliorarla. Quindi mi sembra che l'abbiamo risolto, ecco, il problema. Ok? No, va bene, ok, era questo che volevo chiedere. Volevo avere, appunto, visto che non ero presente quando l'avete discusso, la certezza, appunto, che non limitasse l'azienda in nessun modo, visto che siamo venuti incontro a tutte le aziende sul territorio. Bene, direi a questo punto lascerei la parola alla Manola per quelle comunicazioni che doveva dare, poi ai commissari per le richieste sul piano normativo. Allora, vi volevo informare che per le cartografiche avevamo l'osservazione 8, per cui la commissione riteneva che un parcheggio pubblico in quella zona non fosse necessario. È arrivata la risposta dei lavori pubblici, che condivide e che ritiene che sia meglio eliminare la previsione e prevedere casomai un eventuale allargamento stradale, che quello, diciamo, lo ammette genericamente le norme. Ma qui ci eravamo già pronunciati, giusto, Manola? Sì, ma okay. Vi volevo dire che, perché noi eravamo rimasti in sospeso, perché avevamo detto: per noi va bene, ma dobbiamo sentire lavori pubblici, quindi va bene. Quindi da parzialmente accolta questa osservazione sarà totalmente accolta. Poi okay. Invece vi volevo informare che l'osservazione 15, 16 e 17, che però hanno lo stesso contenuto, che è quell'area a verde pubblico in via del Fortino, io ho parlato con il dirigente e noi saremmo del parere di confermare il parere istruttorio, in quanto prevale l'interesse pubblico ad avere, diciamo, una superficie a verde consistente, e quindi vedrete voi in sede di discussione delle osservazioni. Posso dire una cosa su questo? Sì. La 15, la 16, anche la 17? Sì, erano tre, stesso contenuto, in pratica è la stessa richiesta presentata tre volte. Ma non è la 15, la 16 e basta? La 17? No, anche la 17. No, la 26. 15, 16, 26, Manolo. Ah, avevo sbagliato io, scusa. Sì. È la 26. Scusate, allora ho sbagliato a scrivere, c'è un refuso. Okay, allora posso dire una cosa su questo. Siccome il dirigente, ieri avevamo la giunta, questa cosa me l'aveva anticipata, no? Ed è, guardate, molto delicata, perché un conto è quando la commissione esprime un parere, diciamo, politico-amministrativo, no? Libero, e l'ufficio, no? Come dire, non ci entra. Qui però è una situazione molto particolare, perché la commissione dice: restringiamo la previsione pubblica, no? E l'ufficio dice: ma io però me la sento di dirlo, no? Perché non ho elementi per dire che devo restringere una previsione pubblica. Allora, scusa, ricordo che anche la commissione c'era almeno un parere diverso, Però vi volevo domandare a tutti una cosa. Siccome ci sono andata a vedere, no? E ho visto sul posto che c'è una bella recinzione, va bene? Che individua l'ambito attualmente di pertinenza delle case dal parco. C'è proprio una recinzione, ma piuttosto consistente. Ma domando a tutti, ma forse non sarebbe, ammesso che, diciamo, lo stato dei luoghi corrisponda allo stato di diritto, questo non lo sappiamo, no? Per quella situazione e anche per gli altri, ma non sarebbe ragionevole allora a questo punto collocare lì il confine fra area pubblica e area
diciamo di pertinenza, no, nel senso che c'è una recinzione, Vabbè, cioè, ma lui ha messo la recinzione probabilmente al confine della sua proprietà che corrisponde col perimetro giallo, penso. L'avrà messa lì dove chiede di arrivare con la sua resede. Però Manola, allora sono io che non capisco più, nel senso che se noi individuiamo, no, che quello è un ambito di resede, partiamo da questo ragionamento, no? Se noi individuiamo che quello è un ambito di resede, può anche essere ragionevole salvaguardargli la resede e mantenere la previsione pubblica oltre la resede, no? Cioè... No, è una cosa diversa. Noi abbiamo fatto una previsione urbanistica e abbiamo detto in quest'area noi proponiamo la realizzazione di un verde pubblico. Non siamo andati a vedere dov'era la resede di uno o la resede di un altro. E ora il cittadino ti sta dicendo, me la salva... Sì. La salvaguardate la resede, cioè, va bene, ok, allora va bene, lui ha fatto questa richiesta. Come ufficio noi riteniamo che prevalga l'interesse pubblico rispetto all'interesse di un privato cittadino che la resede già ce l'ha, un nemica che non ha una resede, no? È no, quella rossa. Manola, io però onestamente l'ufficio mantiene la posizione che vuole. Io non riesco a capire, nel senso che noi abbiamo costantemente fatto questo lavoro di verifica per quante previsioni pubbliche abbiamo rivisto a salvaguardia, magari, cioè con una valutazione di equilibrio, diciamo, no, diversa fra interesse pubblico e interesse privato. Allora la mia domanda è: quella riga lì è stata tracciata sulla base del fatto che è stata individuata la resede dell'edificio? Non lo so, no, io non so dov'è quella recinzione che dite. Scusa, poi facciamo quello che volete, ma siccome io lo dico con onestà intellettuale, sono andato sul posto e ho visto che c'è una recinzione precisa, ma molto anche consistente, come posso dire? E può darsi che corrisponda con la linea rossa invece che con la linea gialla, io non lo so. Appunto, io sto dicendo, a me sembrerebbe ragionevole, non sto dicendo che è giusto quello che dice la commissione, forse non mi sono spiegato. Io invece voglio capire una cosa, visto, si può vedere su Google visto la recinzione per renderci conto? Esatto. Anche perché, siccome anch'io ero assente a queste osservazioni, purtroppo se si può rivedere. Sarebbe ragionevole collocarlo lì. Diamogli un'occhiata se è la soluzione migliore. C'è anche te, Michela, perché io ho notato per la 15. Sì, ma ci fu una discussione su questa osservazione, c'è stata una discussione che Alberto anch'io la voleva allargare la resede, mi ricordo. Perché ci sembrava un limitativo per la proprietà stessa. Vediamo ora se si può allargare o meno, verifichiamo. Me la ricordo bene questa osservazione. Si vede bene la recinzione, è quella lì che viene fuori nella radura. Brava Antonella. Però andiamo a livello di strada che si vede bene. Si vede una bella foresta. È più verso mare, Antonella. Poi comunque se è una foto vecchia. È più verso mare la recinzione. Sì, ma poi è una foto vecchia questa qui, non lo vedi? Perché ora è tutto bello pulito sotto. Ora è tutto bello pulito, si vede bene. Cioè io tra l'altro, perché facevo questa considerazione? Perché se devi fare un parco, te ti ritrovi una parte già fatta, no? Non so se mi sono spiegato. Se no, dopo ti tocca buttarla giù, la recinzione, no? Se l'anglobi. È un si vede. Bisognerebbe, sul posto si vede benissimo. Sì, un si vede è vero. Però vedendolo dall'alto come si vedeva prima, cioè, mi dava l'impressione che Alberto insomma avesse un attimino colto, no? Nel segno qual è la riga, cioè, però non lo so, mi sembrava più logica quella riga lì, se è quella che hai visto anche te. E ora io non ti so restituire, capito Riccardo, un rapporto fra quel che vedo qui
sul posto c'è una recinzione, come dice Graziano, tutta al pulito ora, ma piuttosto anche consistente. E quindi non lo so, mi veniva da dire, attestiamolo lì il confine, nel senso che ti ritrovi già, come dire, il confine lato mare del parco, no? Non si sa dov'è quel confine ora. Andrebbe verificato. Alberto, scusa, te quale dicevi che era sulla foto? Fammi capire un attimo. È davanti, è dove lì c'è la linea gialla, grosso modo, è tra i due fabbricati, tra il primo e il secondo fabbricato. Guardavo ora con Google Art. Anch'io, infatti, stavo guardando con Google Art in 3D e secondo me è lì. È tra il primo e il secondo, è lì dove è il giallo, dai, è lì tra il primo e il secondo fabbricato di sì, Infresh. Sì. Sono d'accordo, è lì. Che vorrebbe dire, Sionda? Che corre lì quella recinzione che dice Simone, corre sì, lì. Ho capito. Noi, scusate, dal punto di vista del... Quindi, ecco, noi abbiamo già dato questa indicazione a questo punto. C'era una discussione, Jacopo. Sì, c'era una discussione, va bene, ma l'orientamento prevalente della commissione era che ci sta testando. L'ufficio dice, io mantengo il mio parere. Va bene, l'ufficio mantengo il parere col fatto che non c'era uniformità nella commissione. Se la commissione è tutta d'accordo, io come ufficio mi adeguo, non ho problemi. Questo dillo te, Manola, cioè se la commissione aveva un orientamento... Allora, intanto la commissione che orientamento ha? Io appunto ti dico questo, la commissione non aveva un orientamento omogeneo, ma aveva un orientamento maggioritario a attestare il limite di primaria sede a questa linea gialla, quindi accogliere l'osservazione, direi. No, non mi ricordo così. Cioè, mi ricordo che si voleva noi fin qua giù, mi sembra, no? No, Riccardo, te eri d'accordo con l'ufficio. Allora io onestamente mi dite l'ufficio dove la indica, eri l'unico che era d'accordo con l'ufficio, se mi ricordo bene. Gli altri erano tutti con la commissione. Io, se ero io l'unico, ora riguardandola, io mi ricordo. Riccardo, ti dicevo, al di là di singolarmente di chi dicesse cosa, la volontà maggioritaria espressa dal commissario presente era quella di accogliere l'osservazione attestando la sede a quella linea di gialla. Quindi... La ritengo giusta anch'io. Allora, se la commissione cosa che vi posso... Allora, io ero fra quelli che aveva dei dubbi, no? Ma infatti non mi ricordavo che ero solo io, mi ricordo che c'erano dei dubbi. Anch'io avevo dei dubbi, Riccardo. Probabilmente io e te avevamo espresso delle perplessità. Rispetto all'opinione della commissione, invece in linea col parere dell'ufficio. Devo dire, sono stato sul posto, no? E c'è proprio una recinzione molto consistente, quindi... Per l'amor di Dio, non è che sia... siamo in una materia in cui non è che c'è la matematica, però è ragionevole dire a testo la previsione sulla recinzione esistente, perché? Perché che non è neanche brutta, tra l'altro, cioè non è una brutta recinzione. Perché? Perché quando vado a fare il parco, no, io mi ritrovo un confine fisico già individuato, e quindi questo anche dal punto di vista dei costi ha un suo significato, no? Diversamente devo espropriare una striscia maggiore, buttare giù quel muro, no? E costruirne un altro. Quindi, siccome alla fine la previsione pubblica resta di un'area verde importante, mi sembrava ragionevole, ecco, ho fatto questo tipo di considerazioni. Poi sono opinabili, non è che quant'è larga quella striscia, quant'è la differenza, se era già visto l'altra volta, di striscia di profondità? Antonella? E si passava da 100 metri a 83. Quindi secondo me ci può stare, ecco, una riduzione di questo tipo, a fronte del fatto che però ti ritrovi già un elemento di confine fatto, ecco, e che ha una sua valenza. Questa è la considerazione che ho fatto. Sì, io condivido. Anch'io. Ok, Graziano, Riccardo. Sì, no, io l'ho già detto, ritengo giusto. Ma quando si discusse la prima volta questa commissione, questa osservazione? Te lo dico subito. Per un paio di volte, Riccardo, ma io ero perplesso come te, uguale a te. Allora, la discussione che infatti te, Riccardo, eri
per non, favorevole a non ridurre il parco dell'11 ottobre, la commissione dell'11 ottobre. No, ma effettivamente sulla base di quello che ha detto Simone io condivido che è giusto allargare. Poi, vabbè, visto che poi ne abbiamo concesse tante. Ok. Va bene, allora noi ci adeguiamo e si cambia il parere da parzialmente accolta ad accolta. Oh, poi non dimentichiamoci che è sovrano il Consiglio Comunale, quindi poi noi si va con un istruttore, con un parere, poi è sovrano il Consiglio, quindi per l'amor di Dio deciderà. Quindi è la 15, la 16 e la 26? Sì. Diventano tutte accolte? Sì. Sì, perché sono uguali, sono tre uguali. Cioè accolte, non so se è parzialmente accolta, sì, non lo so come... Sì, il parzialmente accolta derivava dal fatto che non gli si dava questa... Okay. Poi... Bene. Andiamo avanti? Sì, avanti. Allora, l'85... Allora, come lo ricordavo questa cosa qui? Allora, scusate, quella io l'ho riguardata in commissione che mi ha inviato te, no? Antonella. Sì. Io ero d'accordo con Iacomini di non prevedere tutto area F1. Io me la ricordavo questa cosa qui. Allora, per onore di cronaca, riverifichela, perché io l'ho guardata sì, ora. Sì, va bene. Io ero d'accordo con Alberto Iacomini, nella quale io non ero d'accordo a prevedere tutta l'area F1. Cioè, io me la ricordo. Sicuramente, guarda, sicuramente c'è stato un elemento di discussione. Perché questo elemento fisico lo vedevamo così come lo vedevamo oggi dall'alto e quindi era opinabile. Io sono andato sul posto, onestamente. Certo, no, ma per siccome allora la mia testa fa, cioè, capito che ti voglio dire, mi ricordo, io volevo, era la mia testa che mettevo in discussione. Io mi ricordo che ero d'accordo con Iacomini. Sì, sì, no, scusami, Riccardo, hai ragione. Sì, dal verbale, sì, hai ragione. No, hai ragione. No. Eri d'accordo con Iacomini, eri d'accordo con Alberto. Infatti, okay. Io mi ricordavo questa cosa qui, perché allora, se no la mia testa... Ero io mi ricordo benissimo che io ero perplesso, cioè io dicevo alla commissione non trovo motivo per ridurre una previsione pubblica, che è quello che poi diceva la manovra, perché questo punto, francamente, no, di confine non mi sembrava chiaro. Poi sono andato sul posto e... Per l'amor di Dio, non è un elemento decisivo, ma no, la ragione, no? Perché uno può anche decidere che il pezzo. Però al di là sono d'accordissimo, Simone. Al di là, se uno... però io non mi ricordavo questo parere che mi avete dato, cioè che io mi ricordavo di essere d'accordo in un'altra maniera. Dicevo, allora non so come la pensa Graziano, ma noi, che mi pareva annuisse, ma noi se si attesta il confine lì dove c'è la recinzione esistente, noi ci ritroviamo un pezzo di confine del parco già fatto, cioè a quel punto. Esatto, è giusto, c'è già un punto fisso, ce l'hai già, no? Mi stai a rifarlo. Ce l'abbiamo tutti, perché da una parte c'è il fiume, di là due strade. Esatto, quindi è più facile anche la costa meno il progetto di opera pubblica, no? Sì, la perimetrazione già fatta, dai. Ok. Si può procedere, Manola. Allora, la 85... era quell'attività artigianale che, per la quale la commissione aveva chiesto di predisporre un'apposita scheda norma. Noi inizialmente avevamo solo fatto una modifica cartografica, era un pastificio, mi sembra. E allora ne abbiamo parlato con Cinquini, che aveva incominciato a lavorarci. Però è emerso che, parlando con il geologo, quell'area lì è a rischio idraulico molto elevato, dipendente dal fiume Camaiore. Per cui, secondo il geologo, la nuova scheda norma non sarebbe stata approvata dal genio, proprio perché è in questo rischio. E quindi noi saremmo del parere di ritornare alla situazione che vi avevamo proposto, che prevedeva in pratica un allargamento della perimetrazione e del tessuto B2. Io non sono d'accordo.
Io farei una scheda norma e poi verifichiamo se il genio l'accetta o sì, meno. Ma il discorso è questo: se c'è la boccia, dobbiamo ricambiare tutte le carte, ricambiare tutti i lavorati. Ma scusate, c'è già un'attività. No, no, ma scusa, posso intervenire, Manola? Manola? Allora, posso intervenire? Sì, prego, prego, poi dopo vi volevo, diciamo, spiegare bene le cose, perché Manola me l'aveva anticipato e io ho parlato col Cinquini. Allora, il problema, Riccardo, non è l'aspetto formale della bocciatura del genio civile. Il problema è sostanziale. In che senso? Nel senso che il Cinquini mi spiegava che l'Allagosta, che è il nostro geologo, ha verificato che lì c'è una magnitudo, si chiama, che porta ad un rischio molto elevato. Che vuol dire magnitudo? Ora io ve lo dico in parole povere. Vuol dire che il battente d'acqua che rischia di formarsi in caso di alluvione è molto alto, e quindi al di là della scheda norma te non puoi allo stato realizzare ampliamenti in superficie, cioè puoi soltanto realizzare delle sopraelevazioni. Cioè, qual è il problema? Così è più chiaro. Supponiamo, Riccardo, che noi si faccia la scheda norma, supponiamo anche che il genio civile ce la passi, ok? Il problema diventa edilizio, cioè quando il cittadino va a fare l'intervento non lo fa perché c'è questo rischio. Ora, alla costa ci dice anche che il genio civile ci dice di no subito, cioè è così alto il rischio che non ce la fa nemmeno fa, ok, la scheda norma. Però io aggiungo, anche te la facesse fare, è sicuro che lui poi l'ampliamento non lo fa perché c'è questo rischio, cioè Fabrizio Cinquini me l'ha spiegato proprio. Allora, la mia, vi dico io ora qual è la mia preoccupazione, così è chiara. Se noi forzassimo e si facesse una scheda norma e questa scheda norma passasse, io non vorrei togliergli anche le possibilità che ha. Perché? Perché oggi lui ha la possibilità di ampliare in sopraelevazione, diciamo, no? E volendo anche di fare il cambio d'uso. Cioè, se trovasse un'opportunità di ricollocare la sua attività, potrebbe mettere a reddito l'immobile che ha con un cambio d'uso abitativo, no? Allora, Riccardo, la mia paura, per essere chiari, è di fare un danno, ok? Cioè di avere una previsione che non lo aiuta granché sullo sviluppo dell'azienda, ma che comunque qualcosa gli consente di fare, e sostituirgli una scheda norma che sulla carta funziona, nel senso che la scriviamo bene, ma poi dopo non è realizzabile. Allora, io mi sento di dire questo: piuttosto diamo mandato, come dire, Manola, vi diamo mandato, no, di verificare il più possibile cosa si può fare sul perimetro del territorio urbanizzato. Ci avete già risposto, ma magari fate, come posso dire, un supplemento di verifica ulteriore, anche perché lo vedete in che ambito siamo. C'è un dente qui, no? Quindi proviamo a lavorare un pochino sul perimetro del territorio urbanizzato, e forse è il massimo che possiamo fare. Ho paura di fare un danno. Scusate un attimo, c'è un rischio, dicevi, di magnitudo, cioè che significa di magnitudo elevato? Allora, la magnitudo è un concetto, ti dico, ora io non sono un ingegnere idraulico, un geologo, ma sostanzialmente è un concetto che richiama il rischio concreto calcolato sul battente d'acqua, cioè... Ti dice qual è il livello di battente d'acqua che ci può essere in caso di alluvione. Scusa se ti interrompo, è sommato anche alla velocità dell'acqua. La magnitudo è il battente più la velocità dell'acqua. Ma e questo succede che lì Riccardo ci dicono che la magnitudo è molto alta, e che quindi non glielo fanno fare l'intervento, capito? Scusa Simone, ma causata da cosa? Dal fiume? Sì. Ma scusa, ma questo fiume qui non andava messo in sicurezza già da tempo? Non c'è in previsione di metterlo in sicurezza? Cioè, scusa, di là ci sono le bocchette. Cioè, ora io resto senza parole, vi dico la verità, perché... Ma allora, di là c'è le bocchette e lungo c'è il corso del fiume. E ci sono attività enormi.
No, e ma Riccardo, volendo ci si può anche trasferire questa attività di là, ve lo dico, perché appunto, Riccardo, appunto, voglio dire di qua. No, ma fammi dire, se no si fa una discussione che rischia di essere fuorviante. Allora, te lo dico anche qui in termini generali, poi un ingegnere idraulico te lo spiegherebbe meglio di me. Noi abbiamo fatto nel corso degli anni, per noi intendo dire le amministrazioni, non soltanto l'amministrazione del dotto, le amministrazioni che si sono succedute, da Ceragioli in poi, hanno fatto nel corso degli anni varie opere di messa in sicurezza del Camaiore, che come sai, Riccardo, non sono completate, no? Perché devono essere completate. Questa situazione di parziale attuazione ha creato dei miglioramenti in alcune aree. Per esempio, alle Bocchette noi abbiamo uno studio idraulico che ci dice che la situazione è migliorata. Ok? In altre zone, per motivi, come ti posso dire, che io non sono in grado nemmeno di spiegarti, perché è un modello di sviluppo del rischio che viene fatto con dei software a livello universitario, in altre zone questi modelli di calcolo ti fanno vedere che c'è ancora il rischio, ok? Quindi te il rischio non ce l'avrai più quando, diciamo, andrai avanti con le opere di messa in sicurezza, arriverai a un punto in cui è tutto messo in sicurezza. Ora, gli studi attuali dicono che lì resta un rischio alto. Capito qual è il problema? L'ho capito bene, Simone, il problema. Io ti volevo chiedere, visto che doveva essere completata questa messa in sicurezza del fiume Camaiore, quando si... Allora, precludere un intervento perché le attività pubbliche non sono in grado di terminare un lavoro è assurdo. Allora, io dicevo, quando si pensa che questo fiume Camaiore venga messo completamente in sicurezza? Non si sa. Allora, io ti posso dare questa risposta per quello che so io, che non è il mio ambito, ma non è che mi sottraggo, faccio parte dell'amministrazione. No, allora, primo, questi interventi sono di competenza della regione. Prima l'ente attuatore era la provincia di Lucca con finanziamenti regionali, adesso invece è direttamente la regione. La regione cosa fa? Via via, finanzia su base regionale i vari interventi di messa in sicurezza. Per quello che ne so io, l'intervento che loro ora ritengono più importante, diciamo nell'ordine di priorità per la messa in sicurezza della città, è intanto la vasca di esondazione al magazzino, che non è mai stata realizzata e che invece va realizzata. E poi via via, qui sul fiume Camaiore c'è un progetto che fu approvato, credo, ai tempi di Ceragioli, o forse di Bertola, e via via fanno dei lotti funzionali, no? Che sono quelli che hanno portato ai vari lotti di muro che ci ritroviamo lungo fiume. Quindi loro cercano ogni anno di trovare i finanziamenti per andare avanti col lungo fiume e ora si pongono il problema anche del magazzino. Io in questo momento non ti so dare una risposta più precisa di così, però magari ci si può impegnare a... Sì, ma io voglio dire, scusate, io rimango della mia opinione su questa osservazione, perché intanto con tutti questi fondi che vengono messi a disposizione degli enti locali, sia da un punto di vista di rigenerazione urbana che di messa in sicurezza, non credo che trovare fondi ora per mettere definitivamente in sicurezza un'area sia così difficile. Quindi ci sarebbe da attivarsi subito per portare questi fondi qui a Camaiore per completare un'opera. No, ma non mi, però Riccardo, non mi fraintendere. La regione, Riccardo, l'ufficio lavori pubblici con la regione c'è impostato. Non ho la colpa a nessuno, dicevo questo. Allora, visto che si potrebbe fare molto velocemente, io non prevedere una scheda norma ad un'attività per una inadempienza di un'amministrazione pubblica lo vedo un limite. E quindi prevediamo tutte e due le cose. Però ti posso dire una cosa molto concreta. Guarda, ma te lo dico perché lo sai che anch'io come te, come gli altri commissari, ci tenevo a risolvere il problema. Però ti posso dire una cosa. Siccome bisogna essere realistici, no? Allora, realisticamente che cos'è che possiamo dire? Possiamo dire che se tutto va bene, no? Noi la messa in sicurezza non la vediamo nel giro di qualche mese, ok? Sei d'accordo con me? La vediamo nel giro di, che ne so, un anno e mezzo, due anni, il tempo che ci vuole ad una regione di, no? Fare i lavori, finanziarli, farli, eccetera. Allora,
siccome non è che la vita finisce con questo piano operativo, Riccardo, no? Ma sono sempre possibili le varianti, la cosa che dico io è: rischiamo di fare, a parte l'ufficio ti dà parere contrario perché non gli hanno detto che non è possibile, ma comunque il rischio è di fare una scheda norma, no? Che lo imprigiona il cittadino, perché poi l'intervento non lo può fare e magari non può neanche riconvertire quell'immobile lì ad altri usi. Allora io dico, lasciamolo in B, allarghiamo il più possibile il confine, l'ufficio valuterà dove può arrivare, e poi un minuto dopo, no, gli diremo a quel cittadino: guarda, purtroppo per via dei rischi idraulici non potevamo far di più, scegli te, nel senso che o ricollochi la tua attività e metti a profitto, no, le opportunità che la previsione attuale ti dà di riconversione dell'immobile, oppure se per te questa è una questione di medio-lungo periodo, nel medio-lungo periodo ci sta anche che il problema sia risolto e potrà anche presentare una variante, capito Riccardo? Ti voglio dire, perché una volta che il problema è risolto, te fai una variante, tra l'altro a quel punto anche rapida, perché c'è il meccanismo dello sportello unico, ed è voglia te di riprevedere un domani possibilità che oggi non puoi prevedere. La mia preoccupazione, Riccardo, è di fargli un danno, capito? Cioè non è che io non voglio far la parte di quello che vuol da meno, non vorrei dargli di meno di quello che c'è già in adozione, capito? Perché sai quante volte è successo, fatelo raccontare da Alberto, che lo fa di professione, no? Che abbiamo messo le B3, non è una critica politica, è un dato tecnico. Le B3 furono messe in zone a rischio idraulico, non tutte, alcune, e i cittadini si sono ritrovati una previsione, ci pagavano le tasse sopra che non potevano attuare, no? Allora io vorrei evitare quello, cioè vorrei evitare che un domani, no, questo imprenditore ci cerca tutti quanti e ci dice: ma scusate, ma che avete fatto? Ma avete preso un giro? Ma avete fatto una scheda norma e poi la posso realizzare, capito? Siccome Cinquini mi diceva che è proprio il rischio più elevato qui, non è, capito, uno scherzo, ecco. Quello che dice Simone è sensato, ragazzi, Certo, ma bisogna valutare per bene le condizioni migliori per consentire il massimo possibile all'attività. Questo dovrebbe essere il nostro interesse, prendendo atto del fatto che ci sono delle dei condizionamenti molto forti, perché questo è oggettivo, questo è oggettivo. Ci sono interventi? Sì, ci sono interventi, nel senso di che sì, capisco il ragionamento di Simone, non metto in discussione il ragionamento di Simone, metto in discussione che se sapevamo questo, bisognava mettere in sicurezza quell'area quanto prima. Ecco, io tutto qui, cioè a me mi fa rabbia queste cose, che quando un'attività cerca di ampliarsi, si trova di fronte a un muro, o perché il comune non gli va incontro e non è questo il caso, o perché ci sono dei vincoli sovraordinati, perché nessuno è riuscito a mettere in sicurezza un'area. Il problema resta che questo non può espandere la propria attività. Ecco, il problema grosso è quello lì. E che non si è fatto nulla, io, per me è questo, in tutti questi anni, per cercare di risolvere queste problematiche. Perché se si sapeva che questo qui limitava tutte queste l'espansione di questa attività economica, bisognava cercare di togliere questo vincolo e mettere in sicurezza il fiume Camaiore. Cioè, e ora una delle priorità maggiori dovrebbe essere quella di arrivare in fondo, perché sono anni che hanno finito quel lotto che hanno fatto e sono anni che non si fa niente in quell'area, e quindi resta sempre una cosa fatta a metà. Ecco, tutto lì. E mi dispiace che chi ha iniziato un percorso in quell'area abbia fatto crescere la propria attività portandola a livelli importanti, dando occupazione a 15-20 persone, e ora magari voleva espandersi, non lo può fare. Magari lo potrà fare fra qualche anno, ma quando ormai avrà deciso di andare dall'altra parte, come al solito, si riperde un'opportunità. Ecco, tutto lì. Quindi io vorrei che
non Riccardo, il dispiacere chiaramente è comune, condiviso. Mi sembra che nella discussione che si è protratta fino ad ora, anche su questa osservazione, non solo oggi, si sia cercato di trovare la soluzione o di adattare una soluzione che meglio si concorresse alla possibilità di sviluppo. Va detto questo, che queste problematiche, come dire, hanno una risoluzione che nel tempo dipende da diversi fattori, non sono problematiche puntuali, quindi non è per niente detto che il miglioramento delle condizioni magari di un'asta fluviale in quel punto determini per le attività o per i terreni, per il contesto al contorno di quel punto lì stesso, il miglioramento delle condizioni idrauliche, della pericolosità, perché i fiumi sono elementi lineari e quindi se li migliori in un punto c'è qualcosa che succede a valle, qualcosa che succede a monte. Condivido con te che bisogna investire tutti gli sforzi possibili con chi è di competenza per ottenere questo risultato, ma ci dobbiamo preoccupare qui e ora di definire per il soggetto che ha richiesto l'osservazione le migliori condizioni per ottenere questo obiettivo. Mi sembra di capire dalla discussione di oggi che l'ipotesi che avevamo ventilato, cioè quella di addivenire a una norma speciale che consentisse la possibilità dell'espansione dell'attività secondo le modalità che avevamo cercato di capire dalle richieste dell'osservante, non è praticabile, e quindi la proposta dell'ufficio è quella che in prima battuta, prima degli approfondimenti che avevamo fatto in precedenza, era stata a noi sottoposta, ossia quella dell'estensione dell'area B2 alla superficie massima possibile. No, ora questa va riguardata, perché poi non è che si affrontò bene il problema. Se su questa si fa una scheda norma, quindi riguardiamo anche allora l'osservazione, quello che gli verrà accolto a questo, qual è cosa potrà fare, perché ora questa non me la ricordo bene, perché si fece molto superficialmente dicendo che sarebbe dovuto fare una scheda norma. L'ufficio mi dica per favore a questo punto la proposta qual è? No, allora questa è la dotazione. Era quella, è sempre la stessa? Sempre la stessa. Allora, noi avevamo allargato 85. Il perimetro del territorio urbanizzato. Mi sembra quella linea tratteggiata, ora non... Sì, no, mi ricordo come edificio di inventario, perché non è che me lo ricordo. Andiamola a vedere. È questa, ma quella che vedi sotto. No, ma ecco, ve la fa vedere la tonnella. Ecco. Io posso chiedere una cosa all'ufficio, che è questa. Possiamo magari fare in mente locale sugli allargamenti che abbiamo fatto nel territorio urbanizzato via via e capire, diciamo, tenendo un filo di continuità, se ci sia un margine ulteriore di ampliamento, ecco, tutto lì, nel senso che vi faccio notare che questa è una condizione davvero particolare, perché c'è un dente, lo vedete che dente che c'è? Quindi da una parte ci sono edifici e dall'altra pure, cioè io lo so che abbiamo il limite del piano strutturale, quindi bisogna muoversi con grande cautela, però è abbastanza evidente che qui siamo entrati molto dentro col territorio agricolo, cioè si vede bene. Quindi infatti dicevo proprio quello, anche quello di toglierlo tutto. Ci sono situazioni in cui no, siamo stati un pochino più larghi. Lo so, riguarderò con Fabrizio. Chiaramente mi sarà dato quel pezzettino perché si riteneva che non ne si poteva dare di più. Comunque no, io lo guardo con Fabrizio. Ma no, si può. Ma modificare anche il piano il tratteggio del piano strutturale. Allora, sì, ma noi non possiamo Riccardo, non possiamo modificare il piano strutturale ora, no? L'unica cosa che mi sento di dire io è siccome di fronte, no, ad errori in parte ci abbiamo lavorato sul confine, di fare il più possibile in una situazione in cui, insomma, si vede abbastanza bene che c'erano le condizioni del territorio urbanizzato. Ecco, cioè... Appunto, ma scusa, perché l'abbiamo allargato un pochettino allora? No, perché ci possiamo un pochino lavorare. Appunto, dicevo quello. Perché noi si può modificare,
Ma non si può modificare di tanto rispetto al piano strutturale? Vuoi che andiamo a vedere il piano strutturale? Andiamo a vedere il piano Oh, ma strutturale. ci fidiamo, Manuela, che andiamo a vedere, dai, ci fidiamo, non è Ma che... Simone, scusami, ma anche se si amplia, no? E si può ampliare, ma c'è sempre il vincolo sopra? Cioè, se si amplia il Il territorio urbanizzato. vincolo rurale non c'entra niente la perimetrazione territorio urbanizzato o territorio rurale. Il vincolo è un vincolo sovraordinato idraulico. I problemi ce Manuela, è l'hanno. quello che ti volevo dire, anche qualora si allarga il territorio urbanizzato, può fare qualcosa in più o se c'è il vincolo non fa niente lo stesso? No, se c'è il vincolo il problema è identico, quindi non è che gli risolviamo il problema, però, come dire, in una modalità semplice, no? Che non implica, diciamo, una scheda norma che il genio civile ti dice di no e che poi gli impedisce di fare altre cose, cioè di riconvertire l'immobile, in un modo semplice, diciamo, facciamo vedere al cittadino che abbiamo fatto tutto il possibile. Ecco, quantomeno questo, capito? Ora, io infatti non sto dicendo all'ufficio di spostarlo ulteriormente, perché se non si può, non si può. Dico solo, magari Manola, parlatene con Fabrizio, fate una verifica, dico, rispetto magari anche ad altre situazioni, no? Dove l'abbiamo Vabbè. spostato e vediamo dove si può arrivare. Se siete d'accordo, Ma commissione. se quel dente lì si elimina tutto. E non credo lo possiamo eliminare, Riccardo, perché è nello strutturale e te nel piano operativo puoi fare delle modifiche, ma non puoi fare degli stravolgimenti. Ma all'interno, da una parte ci sono le case, da quell'altro guarda. È un errore, secondo me è un errore, è un errore. È una valutazione che si poteva fare anche diversamente, Se però tu lo questo... trovi nello Poi strutturale. però, fin tanto che c'è quel vincolo, anche se te l'ho detto, anche se tu lo ampli e Ma si sì, il potesse avere la vincolo possibilità di c'è perché lo toglierlo. metti in sicurezza al fiume. Dopo il vincolo sparisce. Se metti in sicurezza al fiume, il vincolo sparisce. E Certo, quindi non certo, puoi Riccardo, precludere certo. lo sviluppo di un'attività perché c'è il fiume che la regione o il comune o chi per esso non l'ha messo in sicurezza. Hai capito? Quindi te metti in sicurezza il comune perché dalla parte delle bocchette hai eliminato i rischi e tutti ci possono fare. Di qua no, perché non si è eliminato, ma vi sembra normale? Ma sei sicuro che poi i vincoli spariscono? Perché le casse d'espansione, Opere spariscono. Brava, le brava, è casse così. d'espansione sono state messe in sicurezza e Quando poi i vincoli. Riccardo, scusami, fammi dire, non lo so se è uguale, lo chiedo a Simone e alla Manola. Per le casse d'espansione sono state messe in sicurezza, va bene? Come lo sono state messe? Però i vincoli intorno non sono spariti, cioè non ce l'hanno tolti, capito? di espansione lì. Ho capito, volevo capire la differenza, ma posso Riccardo capire una differenza? O tu Ma puoi Carlo capire devi quello fare che ti pare, ma non fare sempre esempi non le calzati, non fare esempi non calzati. Cosa c'entra la vasca di educazione? Lo chiedo a chi è più competente di me, posso chiederlo Riccardo? Michela, ti posso rispondere io, guarda, per esperienza, non per competenza, ma per esperienza ti posso rispondere io. Di sicuro l'intervento di messa in sicurezza fa diminuire il livello di rischio. Questo è fuori discussione. A volte il rischio sparisce completamente, altre volte diminuisce. Diminuendo, spessissimo diventa gestibile. Cioè a quel punto, dopo l'intervento edilizio, te lo fanno fare magari con qualche accorgimento. Quindi la risposta è che sicuramente il completamento della messa in sicurezza del fiume crea condizioni di fattibilità agli interventi che oggi magari non ci sono. Però, come diceva Jacopo, che l'ha detto in modo un po', diciamo, tecnico, e forse non so se è arrivato il messaggio, è che finché te non l'hai completato tutto l'intervento di messa in sicurezza, non lo sai come che effetti ha. Cioè, nel caso di un intervento parziale come quello del fiume Camaiore, te non sei in grado di prevedere prima gli effetti che ha un intervento parziale. E oggi gli studi ci dicono che questo intervento parziale ha certe cose positive e altre non ce l'ha, invece. A Riccardo gli vorrei dire, lui ha ragione. Cioè, io per l'amor di Dio, l'accetto, no? La critica politica che è più rivolta alla regione che a noi, ma del fatto che sta andando a suo giudizio troppo lentamente. Però vi vorrei ricordare, ma lo dico solo per onore di cronaca, non mi interessa la propaganda, sono arrivato a una fase della mia vita amministrativa in cui la propaganda, diciamo, la sento lontana. Però
per onore di cronaca vi devo dire che l'intervento sul ponte di Sasso di 7 milioni di euro, che non sono proprio noccioline, era un intervento, sappiatelo, di messa in sicurezza del fiume Camaiore, perché noi ci siamo tutti concentrati sulla rotatoria, ma il vero motivo per cui noi abbiamo potuto fare quell'intervento lì è la messa in sicurezza, perché la campata del ponte non era adeguata. Dopo da lì sono arrivati a dire, già che ci siamo, facciamoci anche la rotatoria, ma quell'intervento lì nasce come intervento di messa in sicurezza. No, lo dico perché non si può dire che non è stato fatto niente. Scusa Simone, non solo, ma in quel che dicevo io volevo anche significare il fatto che c'è della gradualità per forza sugli interventi di messa in sicurezza, perché dipendono da quello che c'è anche intorno, cioè non si può pensare che l'intervento di messa in sicurezza sul fiume di Camaiore in un tratto sia uguale a quello che è successivo, no? Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che tendenzialmente se si opera si riduce, magari si contrasta, in qualche caso si annulla anche. Però non è, diciamo una cosa, non li facciamo gli interventi, non spendiamo decine di milioni di euro per vendere quello che pensate. No, se quello che pensate è questo, dite alla regione di non investire 10 milioni di euro. Scusa Riccardo, abbi pazienza. Ora arrampichiamoci sui vetri. No, bisogna essere realisti e conoscere. Sono realista. E anche quello che si dice, perché ma se no, sono realista. I cittadini, allora non aveva senso spendere tutti. Alle bocchette è stato eliminato il rischio, no? Alle bocchette è stato eliminato, ma se guardi il piano di campagna delle bocchette ti accorgi che è più alto di quello lì, per esempio, e quella lì è una condizione tecnica che non la elimini. Sì, ci sono delle situazioni che non si possono tagliare. Allora fate una cosa, levateci tutte le abitazioni da quell'area. No, ma ecco, ma bisogna anche essere un po'... Devo dire, Jacopo, scusa, te mi dici che con la messa in sicurezza non riduci il rischio o non lo elimini, mi sembra una barzelletta, no? No, non è detto che tu lo riduca dappertutto. Prima di fare gli interventi in sicurezza, che spendi decine di milioni, lo capirai se lo riduci o lo elimini, no? Ma scusa un attimo, te messo in sicurezza... È chiaro che è così, però se te mi dici... Se mi dici oggi con quale intervento idraulico... Io dico perché Simone non ho le capacità per dirtelo, non lo so, non fa parte del mio lavoro. Ma quando si interviene su un fiume per metterlo in sicurezza, che poi non si elimini il rischio, o non si sappia prima se si elimini, mi sembra una barzelletta anche questa. Riccardo, rischiamo di fare una discussione, diciamo, poco produttiva. Io credo, tra l'altro, che noi, se mi ricordo bene, ce l'abbiamo uno studio che proietta, diciamo, la soluzione definitiva. Quello studio ci dice, io non mi ricordo area per area, quello studio ci dice che in alcuni casi il rischio si annulla, in altri si riduce. Questo è fuori discussione e questo, permettetemi, va fatto a prescindere, no? Perché un'amministrazione che non riducesse il rischio dell'incolumità pubblica sarebbe un'amministrazione non responsabile, no? Cioè, perché poi non c'è soltanto l'aspetto, no, dell'attività edilizia, c'è anche l'aspetto dell'incolumità delle persone e delle cose che già ci sono, no? Quindi come ti posso dire, Riccardo, io la prendo anche la critica, ti ripeto, sono una fase ma io lo capisco, la frustrazione tua è anche la mia, no? Un'attività che magari poteva svilupparsi lì non ce la fa per un problema che, insomma, ci ritroviamo da tantissimi anni. Hai ragione, cioè la tua frustrazione è anche la mia. Non mi sento di dire che non è stato fatto niente nel corso degli anni. Non è stato fatto niente, no, perché tant'è che una parte del fiume Camaiore è stato messo in sicurezza. Non è stato completato, io dico, non è stato completato. Questo è oggettivo, non è completata la messa in sicurezza. Infatti dicevo, è assurdo che si inizino sempre i lavori e non si completino, ecco, la mia critica è bello, però so è il lavoro, cioè, ecco, questo è una cosa. Ma ora, visto che ci sono anche fondi, ce ne sono tanti, vediamo di riuscire a cogliere opportunità di finanziamento, la regione in particolare, con la quale, insomma, l'ufficio lavori pubblici è in contatto con una certa frequenza. Nel merito di quello che ci veniva richiesto e di quello che possiamo fare, allora siamo concordi nella proposta di adozione, vogliamo chiedere all'ufficio che estenda, se possibile, il margine a quello del territorio del limite del territorio urbanizzato. Allora chiediamo all'ufficio Jacopo di fare il possibile, dopodiché non è che possibile.
Allora questa osservazione si riguarda. Sì, io bisogna che ne parli con Fabrizio e chiaramente la riprendete. Cioè, vi si dirà. Manola, sì? Si riguarda. Sì. Ci farete vedere qual è il confine finale tra territorio urbano e territorio rurale. Certo, certo. Bene. Chiaramente specificando che gli si può fare venire incontro qualora poi la messa in sicurezza tolga il vincolo, cioè, hai capito, è tutto un punto interrogativo, non è che gli si fa del bene ora, non è che gli si può fare del bene ora, sono concorde nel fare questa cosa, Simone, però ecco, volevo chiarire che non è che gli si fa bene ora nell'immediato, ecco. No, ma guarda, sono anche per metterlo nel parere della commissione, cioè voi potete anche scrivere, no, parere quello che sarà, però ecco, no, la commissione sottolinea che sul piano urbanistico avrebbe voluto fare di più, ma purtroppo c'è una situazione, diciamo, sovraordinata di vincolo idraulico che glielo impedisce, cioè anche lasciarne traccia, no, di questa cosa, guardate, è importante, perché poi un cittadino che dice, ma perché mi hanno detto di no? Abbiamo detto di no perché non ti volevamo fare un danno, ecco, cioè purtroppo le condizioni erano quelle che erano. Sono d'accordo. Bene, andiamo avanti. C'è altro di sospeso, Manola? Allora, di sospeso vi si voleva far vedere la 391, che vi ricordate era quella al secco che vi avevo detto che non sapevamo come individuare il ponticello che attraversava il corso d'acqua. Beh, ma se è detto... In realtà Fabrizio l'avrebbe individuato in cartografia. Ora, lo mettiamo nella norma perché è utile anche per altri casi, come ha suggerito l'assessore. Però vi si voleva chiedere se a questo punto lo lasciavamo in cartografia o lasciavamo solo la norma che dobbiamo aggiungere. Ascolta, se avete visto qual è il punto in cui l'osservante lo chiedeva e ci no, sta... No, è questo il discorso, Simone. L'osservante non individuava un punto, lo chiedeva un attraversamento. L'abbiamo individuato noi in cartografia. Ora, quando abbiamo fatto la commissione... Dove l'avete messo? Riccardo, non me lo ricordo. Quando abbiamo fatto la commissione... Aspettate, c'ho la cartografia modificata. Datemi 2 minuti che ve lo faccio vedere. Perché non era neanche arrivata la cartografia modificata. Pensavo che tu l'avessi già modificata, per farcelo vedere. No, è pervenuta dopo, Riccardo, dopo che ne avevamo parlato. Che allora era venuto fuori il discorso, dice, va bene, non lo mettiamo, ma lo inseriamo nella norma. Allora vi spiego, guardate bene la cartografia, no? Questa era la zona, è stato inserito tutto questo percorso pedonale, ciclopedonale, e poi quest'altro percorso che parte dalla via Macchia Montegiorini, e c'è questo segno sulla cartografia che dovrebbe rappresentare questo attraversamento con questo ponticello. Vedete dove c'ho il mouse io? Ok, va bene, quindi lungo il fianco, la sponda opposta del corso, ok, va bene. Ok, e volevamo sapere se lasciare questa modifica, visto che l'altra volta eravamo rimasti di non fare nessuna modifica, ma di inserire solamente un appunto sulla norma. Per me va bene. Può essere un'indicazione utile. Va bene cosa? Lasciarlo sulla cartografia anche? Sì, perché no? Cioè, danno non ne fa. No, certo. E in ogni caso, anche se poi fosse in un altro punto, lo stesso, con la norma, è coperto dalla norma. Appunto, no, ti dice che qual è il limite che deve superare, diciamo così. Sì, esatto, indica l'obiettivo, dai, diciamola così. Sì, va bene, sono d'accordo. Sentite, a questo punto con le osservazioni ci sarebbe il parere concorde di tutte le osservazioni tranne una, quindi rispetto cioè, commissione ufficio intendi? Sì, commissione ufficio, con le ultime che abbiamo analizzato l'ufficio si è adeguato e quindi diciamo non ci sarebbero particolari distinzioni da fare, tranne una. Scusa, questa non ho capito, mi è arrivata una telefonata, che dicevi? No, niente, stava dicendo la Manola che non ci sono sulle ultime osservazioni
che sono state riesaminate divergenze di opinione fra quello che pensiamo noi e quello che pensa l'ufficio, no? Quindi l'ufficio si è allineato alla discussione che è emersa. Tranne una, che quindi vi propongo di riguardarla per vedere se si arriva a un parere condiviso e quindi senza necessità di fare magari una distinzione. Vediamo, se ce n'è una sola. Sarebbe, scusate, però a questo punto mi farebbe piacere avere una... No, certo, se ce n'è una sola dico... Appunto. Dobbiamo fare uno sforzo. Allora sarebbe di una schedatura... è la 234, Antonella, e mentre Antonella cerca l'osservazione per farvela vedere, io diciamo ve la ricordo, era un vecchio fabbricato che faceva parte, viene dichiarato nell'osservazione, ma è anche così perché in origine era un fabbricato vecchio, faceva parte del complesso di opifici in Candalla. E loro chiedevano, siccome questo non è classificato, quindi sarebbe un recente, ecco voi vedete la sovrapposizione, e loro da recente chiedono di essere portati a uno. La commissione sarebbe d'accordo in considerazione della descritta origine dell'edificio quale parte del complesso di opifici ubicate sulle sponde del torrente Candalla. La commissione in pratica proponeva di accogliere la classificazione. Io avevo fatto, però mi avevate chiesto anche di cercare la documentazione relativa a questo edificio. E io la documentazione non sono riuscita a trovarla, tra l'altro ce n'era anche tanta, però devo essere sincera, probabilmente tutta insieme, perché non sono riuscita a trovare niente. Perché c'era anche un'infrazione edilizia su questo edificio e quindi non sappiamo dove è finita. C'erano 7-8 pratiche in pratica. Allora io avevo scritto, e ce l'avete voi questa nota mia, perché ve l'avevo mandata nello schema che mi avevo mandato, visto l'impossibilità di rintracciare la documentazione tecnica agli atti e sulla base della documentazione prodotta dall'osservante che non evidenzia contributi conoscitivi tali e rilevanti ai fini di una dimostrata permanenza dei caratteri storici dell'edificio originario, ritenendo altresì che gli interventi edilizi effettuati hanno completamente snaturato le caratteristiche architettoniche e storiche dell'edificio originario non più rintracciabili, si ritiene che l'edificio non possegga le caratteristiche morfotipologiche per essere classificato come richiesto nell'osservazione in edifici di pregio architettonico 1, per cui ritiene di confermare il parere espresso in fase istruttoria, quindi di confermare da parte dell'ufficio il parere di non accoglimento. Ecco, e voi avevate preso atto di questa integrazione. E io mi era annotata al voto decidono. Ah, ecco, io questa ve la volevo far presente perché... Mi ridici il numero dell'osservazione, Manola? 234. Ora se l'Antonella va sull'osservazione vi fa vedere le foto dell'edificio così magari la memoria vi aiuta un pochino. Io me lo ricordo bene. Credo la io per essere... corretta, ho dato anche una verifica a osservazioni simili che non, ora chiaramente non sono sovrapponibili perché sono casi diversi, ma sono simili e la linea mi sembra che noi avevamo tenuto è che quando si considerava che l'edificio aveva snaturato le caratteristiche originarie, come dire, veniva dato, insomma, non veniva considerato storico. Però io a questo punto rimetto a voi l'analisi perché... Ecco, ascolta, se non accogliamo l'osservazione, e questo mi pareva anche, come dire, al di là della valutazione del... Questo è un recente. Come? È un recente. Adesso è un recente. È un recente, ok, va bene. Va bene, volevo sapere questo. Io sono, cioè, mi sembra che sia cambiato nulla dall'ultima discussione per quanto mi riguarda, sono d'accordo con non accoglimento. No, ma scusa, noi l'avevamo accolta come una, Jacopo. Ma avevate chiesto, chiesto? No, volevo dire questo. Un approfondimento, noi non ho la data.
Ma no, no, scusa, ho capito, però noi l'avevamo accolta nella commissione, se l'ha detto come uno, e forse dopo quello che dici te, effettivamente tante perplessità mi vengono anche a me. Io onestamente forse ti do più ragione all'ufficio che a quello che avevamo considerato noi come commissione, però insomma sentiamo anche gli altri. Io, ma all'ultima commissione mi sembrava che però si fosse superato il problema dello storico, eh? No, ma vi avevo letto questa cosa che vi ho riletto oggi, vi avevo spiegato che io non ho, purtroppo non posso fare la ricognizione documentale, non vi posso far vedere com'era l'edificio in origine perché non c'ho foto. Va bene. Allora, il problema è che in origine è vero, lo posso testimoniare perché l'ho visto io, era un edificio in pietra, piccolino, era un piccolo manufatto in pietra, dicono che ci fosse, che fosse stata la polveriera della Candalla, io non ho fatto verifiche in archivio storico e così via. È stato tirato giù ed è stato fatto questo intervento, capito? Con anche degli ampliamentini. Io mi sono appuntata che per me era un 2 questo edificio qui, eh? Avevo visto, messo da rivedere anch'io, però io ero d'accordo che fosse classificato un 2. Io colgo quello che dice l'ufficio, non accolta. Graziano Alberto. Questo qui, ascolta, di storico c'è poco, forse neanche l'inferiata c'ha di storico. No, sicuramente no, la storica è anche quella. Quindi è giusto che sia un 2? No, sembrerebbe un recente, Michele. Sì, fra l'altro il discendente del pluviale mi sembra in plastica, così va a colpo, eh? Sì. Beh, ma questo Graziano... Ecco, non sono elementi significativi. Diciamo. No, infatti Graziano ti dava ragione, ti sta dando ragione. Allora, io vi faccio questa proposta qui, vediamo se può essere utile. Allora, mi sembrerebbe di registrare che la maggioranza della commissione sia a favore del parere dell'ufficio. Dopodiché, se proprio ci vogliamo togliere ogni scrupolo, l'ufficio ha la possibilità di rapportarsi, diciamo, con la cultura, va bene, di Camaiore, nel senso che non manca a Camaiore chi conosce bene le cose. Mi vengono in mente funzionari che facevano parte dell'ufficio cultura che ti potrebbero fare la storia. Secondo me, se, no, dagli elementi istruttori dell'ufficio non emergono, come diceva l'ufficio, elementi di valore da salvaguardare, mi sembrerebbe che si possa prendere atto che la maggioranza della commissione è d'accordo con l'ufficio, poi magari ci sarà un'articolazione del voto, se la Michela o Alberto, non ho sentito l'opinione di Alberto, ma insomma, se c'è un'articolazione del voto ci sarà un'articolazione del voto, però direi che si potrebbe andare in questa direzione, perché onestamente è la linea che abbiamo tenuto con tutti, no? Cioè, se un certo... Ma se come faccio a trovare questa roba, Simone? Io non trovo nulla. Posso essere più chiaro? Tanto voglio dire, non c'è nulla di male, anzi, si sta cercando di fare il nostro meglio. Se dai un colpo di telefono manuale a Luca Santini, no? Lui te lo dice se c'è qualche cosa che ti è sfuggito dal punto di vista istruttorio. No, scusa, io devo dire che io questo edificio lo conosco bene, perché allora io l'ho gestito quando era all'edilizia. L'ho detto prima, in origine era un edificio antico in pietra, diciamo, da classificare uno, in origine, va bene? Okay, basta, allora basta, nel senso, e questo che... lo posso testimoniare perché io ci ho fatto un sopralluogo prima che fossero fatti gli interventi edilizi. Allora la verità è che, la dico più netta, voi avete fatto tutti gli approfondimenti istruttori anche per conoscenza diretta, e ci dite che questo edificio non ha elementi di valore, di nessun tipo. Ce li ha, noi diciamo che non ce li ha più a causa degli interventi. Non ce li ha più. A quello che dici te, Manola, io sono contento. Esatto, e allora, quindi la commissione, quantomeno a maggioranza, mi sembra di registrare, si associa, no? Poi se Michela o Alberto, no, vogliono, diciamo, il voto...
stare attenti, diciamo, nella fase di voto ad una distinzione di opinioni, ce lo segniamo, ci mancherebbe altro, però mi sembra di capire che la maggioranza si allinea al parere dell'ufficio, giusto? Capito bene? A me mi può andare bene anche un recente, basta che non sia nulla. Ma questo Alberto, te qual è la tua opinione, Alberto? Mi allineo. E allora basta, fine della discussione. Infatti, mi sembra che non ci sia... Va bene, quindi rimane non accolta, ok. Non accolta. Altre cose che segnala l'ufficio? Altrimenti lascerei la parola a commissari se ci sono richieste di chiarimento sulla parte normativa del piano. Prego. Allora, io sulla parte normativa del piano però farei una cosa diversa, Presidente. Non so se l'ufficio è in grado. Manola? Manola? Sì, dimmi. Cioè, c'è la possibilità di vedere le modifiche che avete fatto sull'ente alla luce di quello che era stato chiesto in commissione? Non ho capito su che cosa. Le modifiche su? Beh, le modifiche fatte alle norme tecniche, non tutte, perché una parte l'abbiamo già vista, anzi. Quelle ultime che abbiamo deciso, no, non sono in grado. Perché cioè non ci siamo neanche ancora potuti incontrare con Fabrizio. Beh, quali sono quelle che non siamo in grado di vedere? Allora, avevi chiesto, allora c'era, aspetta, che lo trovo il foglio. Ora non trovo l'elenco delle... No, Manola, c'è un misunderstanding in questo senso. A parte le ultimissime, no? Come quella sulla sospensione del procedimento in caso di errori. A parte le ultimissime, nel corso delle commissioni sulla parte normativa... Ah, sì, no? Quelle sì. Sì, ma non... Cioè, si possono vedere quelle che abbiamo fatto a seguito di quello che si è detto in commissione? Sì, sì, certo, ci abbiamo le norme tecniche che voi avete già, che la commissione ha già, Sì, sì. E magari però rivedere insieme le modifiche importanti che sono state fatte alla luce di quello che ha detto la commissione. Okay. Sì, scorriamole, quantomeno. Ora l'Antonella ci aveva dei problemi, ecco, si sta ricollegando. Se qualche commissario poi si vuole soffermare su qualche tema, lo facciamo, no? Che cosa devo fare? Mi alzo un secondo, torno su, ti aspettate. Però la domanda è, Manola. Manola. Scorri finché trovi il verde. È il verde? Oh, sono in verde, ecco, questo volevo capire. Sì, sono quelle in verde. Oh, vediamo quelle in verde. Non mi ricordavo se c'era questa distinzione. È il testo evidenziato in verde. Ok. Ecco, il primo, aspetta, pagina 14, c'è una prima modifica, al comma 8. Allora, il giallo, vi ricordo, commissione, che il giallo è il testo modificato
con le discussioni che abbiamo fatto in commissione e con l'accoglimento delle osservazioni presentate dai cittadini. Sì, okay. E in verde è diciamo quello che è emerso poi con la discussione approfondita in commissione. Quindi qui è stato aggiunto l'articolo è l'articolo 7, standard urbanistici per abitante, opere urbanizzazione primaria, e all'articolo 7 è stato al comma 8, tra l'elenco dei tipi, diciamo, dei tessuti per i quali la sosta di relazione non è dovuta, sono stati aggiunti anche i nuclei rurali di impianto storico con territorio aperto, e quelli gli RA e gli RB. Aspettiamo Riccardo. Riccardo, avevo proposto questa modifica. No, non ho capito che avete detto, scusate. Soltanto una cosa abbiamo detto: questa è la prima modifica, quella in verde, introdotta a seguito della discussione che ci fu in commissione, dove Jacopo in particolare chiese che nei nuclei rurali di impianto storico non fossero richiesti diciamo gli standard a parcheggio, perché spesso non si trovano, no, nelle frazioni i parcheggi, però se apre un'attività è bene che apra, e quindi è stata recepita in questo elenco, giusto Manola? Sì, è così. Ok, andiamo avanti. Poi l'altra modifica riguarda l'articolo 10, che è definizione e categorie degli interventi urbanistici ed edilizi e relativi contributi, al comma 9, che è un comma inserito con l'accoglimento delle osservazioni, è stata fatta una precisazione. Comma 9. 22. Ecco, vedete qui è stata fatta una precisazione: la realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati da ricavarsi esclusivamente entro sagoma degli edifici esistenti, è stato inserito sagoma, è stato eliminato il sedime, ovvero il perimetro dell'impronta a terra delle strutture portate, c'è anche un errore. Perché? Ce l'ho tutta questa memoria, perché il comma parla: il regolamento disciplina in termini dimensionali, morfotipologici e funzionali, anche distinguendo le possibilità, le condizioni, i limiti e le caratteristiche in rapporto alle diverse partizioni spaziali di cui l'articolo 8 delle presenti norme, i seguenti specifici interventi ammessi dal PO. Cioè, qui c'è un rimando e ti dice. Ma io mi domandavo solo del verde, solo del verde, sì, non è il resto. Sì, la modifica è solo quello, sì. Sì, per come mai abbiamo tolto sedime e abbiamo messo sagoma? Non me lo ricordo. Lo ricordo io. L'ho chiesto Alberto Iacomini, se non mi sbaglio. Anch'io non so la differenza fra sedime e sagoma, però mi ricordo fu fatto, mi sembra, Alberto, se non mi sbaglio. Io non mi ricordo, questo non me lo ricordo, però è probabile, ci sta, perché ne abbiamo parlato. Io non so infatti la differenza, volevo capire la differenza fra sagoma e sedime. Più che altro volevo capire questo, se, visto che sovente accade, il fabbricato principale accanto alla veranda, accanto al vano tecnico, accanto al garage, dico, se è possibile la cantina, siccome possono esserci anche casi di questo tipo, se la cantina si può estendere fino a sotto la veranda sostanzialmente. Questo è quello che volevo capire io. E infatti, secondo me sì, perché dico il mio parere, sagoma ha, come dire, un'estensione maggiore rispetto al perimetro dell'impronta a terra delle strutture portanti, perché qui c'è un errore. È così ed è il motivo per cui La sagoma, secondo me, comprende anche la veranda. Perché lo che lo chiedessi te, Alberto, lo ricordo. Allora, ecco, la sagoma che vuol dire? Allora, non capisco. La sagoma sarebbe volgarmente la forma, no? Chiaramente, se te la forma vista dall'alto, no? Diciamo su due dimensioni,
E banalmente, se te fai una veranda, ti incide, no, sulla forma, non è che non... Ecco. Quindi rientra nella sagoma la veranda? Sì, secondo me sì. E allora forse quello che devi te, Alberto, è per quello che ci è stato messo sagoma. È probabile, perché era una cosa che mi avevano detto colleghi, che valutavo anch'io, ci sta ora, non me lo ricordo. Sì, sì. Magari ci vuole la sagoma, entro la sagoma. Infatti l'ho già annotato, lo devo far vedere a Fabrizio, sì, sì. L'avevo visto. Ok, io volevo dire una cosa, questa è anche la parte in cui si parla delle pertinenze? No, in che senso le pertinenze? Si disciplinano le pertinenze, vuoi dire? No, ti dico questa cosa, Manola, così io l'anticipo anche alla commissione. Allora, io mi sono fatto l'opinione che sul fronte dei regolamenti edilizio, la cosa più opportuna che si possa fare in questo momento, noi avevamo, Manuela, iniziato un lavoro, no? E ovviamente lo useremo al meglio, però noi entriamo in una fase del mandato in cui è difficile fare un nuovo regolamento edilizio per intero, no? Perché credo anche richiederebbe, insomma, un coinvolgimento, una discussione approfondita che probabilmente non ci sarà il tempo di fare. Però ovviamente è fondamentale arrivare in commissione con una proposta di modifica, no, Manola, del regolamento edilizio, che quantomeno consenta di far funzionare il piano operativo. Quindi, ora è la mia opinione, però trovo difficile che noi si riesca a fare un nuovo regolamento edilizio prima delle elezioni, almeno che le elezioni non vengano fatte a settembre. Allora, se venissero fatte a settembre, sì, ma diversamente, per il tempo che ci ha preso il piano operativo, trovo complicato fare un regolamento edilizio nuovo, cioè si prende il vecchio, si butta via e si riscrive da capo ogni articolo. Mi sembra complicato, insomma, non, da tanti punti di vista. Allora è bene invece individuare quelle parti, no, su cui il regolamento edilizio deve essere per forza adeguato in ragione del funzionamento del PO, e concentrarsi su quelle. Ora, uno di questi temi è quello delle pertinenze. Io lo volevo rivedere bene, Manola, perché mi sembra che noi avessimo sostanzialmente deciso che la disciplina degli interventi pertinenziali la rimettiamo a regolamento edilizio, giusto? Sì, è così, sì. Volevo andare a vedere la parte in cui si dice, perché poi c'era anche quella parte in cui si diceva anche il limite, no, entro cui gli interventi pertinenziali si possono fare può essere, diciamo, valicato, no, quando c'è migliori condizioni di inserimento ambientale, mi pare avevamo scritto una cosa. E anche dei rischi, no? Eh? Anche perché per evitare dei rischi. Esatto. Volevo rivedere quella parte lì. Volevo dire una cosa, le pertinenze, mi ricordo questa cosa qui, tutte le volte Alberto lo ridice, le piscine ci rientrano. Sì, lo dobbiamo scrivere però ogni volta, dobbiamo ricordarci di scriverlo. Tra cui le piscine, perché la legge regionale, la piscina è una pertinenza, ma la legge regionale toscana la disciplina a sé. Quindi noi dobbiamo tutte le volte scrivere anche questa cosa della piscina. Ok? Possiamo andare a vederla la parte sulle pertinenze, così poi ci mettiamo testa quando si arriva con regolamento edilizio modificato. È dove specifica, aspetta, no, ma te vuoi vedere come vengono regolamentate le pertinenze per ogni partizione spaziale o in generale la sede? Questo... Mi pare che abbiamo fatto una norma generale sulle pertinenze, se ricordo bene. No, abbiamo fatto una norma generale, gli interventi sulla resede, sul lotto di pertinenza e così via, ma non sulle pertinenze. Sì, il tema non è la pertinenza. Allora, guarda, l'articolo 5, se ci vuoi andare, Antonella, è dove ti dice... Dove ti dice dove intervieni. Allora, al comma 3 ti dice che cos'è il resede di pertinenza. È questo. Va bene, ma qui ci siamo. Però noi avevamo poi,
Poi vai alla lettera A più avanti perché distingue territorio urbanizzato, il risiede di pertinenza e l'area scoperta direttamente e fisicamente. Questo ci siamo, no? Io parlo dell'elemento di flessibilità su cui deve lavorare il regolamento edilizio. Volevo dire soltanto quello, che è più No, giusto. ma allora vai alle partizioni. Allora andiamo all'articolo 20 e le vedi qua la distinzione. Questo è quello che è nel PO. All'articolo 19, scusa Antonella, mi sono sbagliata. Ecco, brava lì. Sono inoltre, per esempio, questa è la 1, penso, quella che si stia leggendo, sì, il comma 3. Sono inoltre ammessi gli interventi pertinenziali, limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione, purché Allora, io comunque. faccio riferimento al fatto che noi abbiamo scritto una norma che dice che si può andare oltre il limite della pertinenza, della risiede, scusa, quando l'inserimento dell'intervento pertinenziale è migliore. L'abbiamo scritta questa cosa e mi pare che abbiamo detto che lo deve disciplinare meglio il regolamento edilizio. Abbiamo detto che si può andare oltre la lesene quando c'è Esatto, l'interesse. voglio vedere quella parte lì. Poi No, non la capisco. dobbiamo scrivere nei regolamenti No, edilizio. ma noi abbiamo messo. Allora si ritorna all'articolo 5, Se un titolo un'estensione, ma non per le pertinenze. Quando ci sono condizioni per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, di recupero paesaggistico ambientale, di miglioramento delle sulle condizioni. Vabbè, Ma non vediamolo, per dai, le pertinenze, vediamolo. è sugli Sì, è per gli interventi. interventi pertinenziali, no? Se no, a che serve? Non ho capito a Ma che era sugli serve. interventi in generale. Ecco, guarda, è Oh! questo. Ma non è sulle pertinenze. E a me. No, ma questo riguarda gli edifici, ce n'è un'altra sulle pertinenze. Allora, Simone, io non me la ricordo, mi scuso con te e con la commissione, io non me la ricordo. No, Non lo cioè, so, intendi, non lo so. Simone, No, dai, io non me non la si va ricordo. oltre il limite. Ma che Ma cosa cosa vuol dire? dire? Se lui si rifà Sì, all'inizio ma della lettera. con calma, allora, scorriamo le norme, scorriamo, me la ricordo che c'è. C'era prima, Oh, Jacopo, chi hai detto? E Simone si riferisce alla norma, secondo me, in cui noi abbiamo voluto scrivere che a certe condizioni gli interventi pertinenziali le fai fuori dal limite della rete. Esattamente, l'abbiamo scritta. Guardiamo nella disciplina del se fosse spezzata, no? Dico, scritta due volte, sia in quella del territorio. Non credo. Non so, eh. Io posso provare a telefonare al Cinquini se mi risponde, se lo ricorda lui. Io non me lo ricordo. L'unico è discorrere tutte le norme e vedere il giallo e il verde. Quello che dicevi te, Simone, specialmente in collina, quando. In generale, soprattutto in Sì. collina, sì, chiaramente. Ma io mi ricordo anch'io qualcosa. Ora. L'abbiamo scritta, oh. Ora io ce l'ho sotto mano, intanto che tiro fuori magari anch'io il test. Eccolo qui. Bene. No, questa è un'altra cosa, non c'entra nulla. Che ti ricordi, c'ho Simone, c'ho Fabrizio in linea, Simone. Quale norma ti ricordi che le pertinenze potevano essere? Noi abbiamo scritto che gli interventi pertinenziali le possiamo fare anche fuori dal limite che definisce, diciamo, la risiede del fabbricato. E abbiamo fatto anche una lunga discussione su questo, quando questo ovviamente a certe condizioni, insomma, che l'avevamo indicato. Hai sentito? Io non me la ricordo, cioè se l'abbiamo. Abbiamo discusso anche in ufficio, non solo in commissione. Chiaramente, da ora non mi ricordo anche perché
capitano Scelti del Parco, rispondo perché sono con la voce chiusa. Però noi abbiamo messo questa deroga che è possibile con regolamento esiste, ma in area agricola, cioè la regione del TS e GMS. C'è, mi sembra, per le zone, perché c'è un problema, che c'è il dotto urbanistico, se ci serve il TS. Ma allora è nell'articolo 47? No, credo che sia dei primi articoli dove c'è la definizione breve. E io... c'è la definizione intervento pertinenziale. È nei primi articoli. Se hai guardato, io non riesco a trovarlo. Nei primi articoli. Ma in... guarderò e lo faccio sapere. Ora purtroppo però più di tanto non vi posso rispondere. Va bene, ok. D'accordo. Ciao. Non so se avete sentito. Lui si ricorda inizialmente, dice che dovrebbe essere negli articoli iniziali. Ma io se, nelle... ma se dove si definisce la risede 30 metri di raggio, se è stata inserita e sarà inserita lì, dov'è che si dice che nel territorio urbano extraurbano la risede è 30 metri? Guarda quella parte lì, se è lì è qui, è nel raggio di 30 metri . Forse aspetta, eccolo, l'ho trovato. Vai alla pagina 10, Antonella. Ecco, articolo? Articolo 4,3, lettera A, lettera B. Vai sopra? No, all'articolo 4, Pagina 10. Ah, il regolamento edilizio definisce altresì i casi. Quello. Dicevo il punto, quando parla al comma B, eccolo qui. Definisce la risede rurale, le aree delimitate da un massimo di compreso in un raggio di 30 metri dall'impronta a terra, determinata dalle murature portanti esterne all'edificio o complesso edifici, con esclusione degli edifici accessori e o pertinenziali. Sì, però Manola, se te vai avanti, prima del comma 4, stesso articolo, c'è scritto, è quello che credo chieda l'assessore, il regolamento edilizio definisce altresì le tipologie e le condizioni degli interventi pertinenziali, delle piscine e degli impianti sportivi, dei volumi tecnici, dell'installazione delle opere, delle strutture accessorie, eventualmente realizzabili, anche eccolo, sì. Massimo eccolo, sì. Sì, ma c'era anche quindi... Anche all'esterno del limite massimo indicato alla precedente lettera A e alla precedente lettera B. Quindi io possiamo andare a vedere lettera A e B cosa dicono? È quella di prima. No, vai sotto. A e B, tutte e due le voglio vedere. Vedi che l'abbiamo messo. Vai indietro. Si ricordava male Fabrizio, l'abbiamo già messo sia per il territorio. Sì, l'abbiamo messo, sì. Sia per il territorio. Ancora Antonella, ancora? Ecco, ancora un pochino. Questa è là. Basta. Quindi, no, lo dico ai commissari, perché questo è un tema che ha una sua importanza. Noi abbiamo definito la risede del territorio urbanizzato e del territorio rurale. Poi abbiamo scritto una norma, andiamola a rileggere. No, scorriamo giù, Antonella, no, su, giù. Giù. Quella che stavamo guardando prima. No. Dove? Comma 3, prima del comma 4, stesso articolo. Ok. Pagina 10. Bravo, perché mi state facendo impazzire. Allora, pagina 10. Eccolo lì. Il regolamento di edilizia. Ok, questo. Definisce altresì i casi, le tipologie e le condizioni degli interventi pertinenziali, delle piscine e di impianti sportivi, dei volumi tecnici, delle installazioni e delle opere e delle strutture accessorie eventualmente realizzabili anche all'esterno del limite massimo indicato alla precedente lettera A, cioè territorio urbanizzato, e alla precedente lettera B, riferito a risede di pertinenza da considerare nell'ambito della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti in territorio urbanizzato
e della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti in territorio rurale. Va bene, per me è chiarissimo. Quindi, dov'è finita Manola? Attimo, c'è un'esigenza fisica, un attimo. Ah no, ci fa chiedere. No, quindi questo è l'ambito più importante su cui dobbiamo fare una... Sostanzialmente, Simone, rimandi tutto al regolamento edilizio. Però lo consento, col piano operativo. Cioè, il regolamento edilizio deve disciplinarla questa cosa, ma non... Cioè, non è che il regolamento edilizio può dire non si fa, mi spiego? Il regolamento edilizio deve dire come. Ok? Ma guardate, questo è il massimo che si può fare, in questa fase. Non... Beh, comunque, insomma, è un margine importante questo, Tra l'altro definito bene, quindi insomma, in condizioni particolari c'è la possibilità di intervenire significativamente sul regolamento edilizio. È una delega scritta e fatta bene. No, per cui mi sembra importante, commissari, questo vi volevo dire, perché ci ho voluto mettere l'attenzione. Perché in tutta onestà io ero più ottimista sui tempi, no, del PO, e quindi confidavo sulla possibilità anche di fare il regolamento edilizio. Onestà intellettuale vuole che dica che non è possibile questa cosa, non sarebbe neanche rispettosa, no? Perché insomma tra poco finisce questa amministrazione, però sarà necessario, diciamo, io mi prendo l'impegno un minuto dopo aver chiuso i lavori della commissione sul PO a lavorarci velocemente, arrivare poi qui con una proposta di modifica dei regolamenti edilizio che riempa i vuoti lasciati dal PO. Ok? Quindi ora faremo... Manola? Dimmi. No, dicevo, anche insieme all'Alessandra Mazzei bisognerà fare una ricognizione delle cose a cui il PO rimanda regolamenti edilizio, no? E quantomeno intanto fare le modifiche a regolamenti edilizio esistente. Ma per adeguarlo, sì, al PO. Io ti posso già dire che io, diciamo... È da tempo che ci lavoro, poi ho anche smesso perché chiaramente lavorandoci da sola è bene confrontarsi, discuterne insomma sulle cose. Non so, io se una volta già ce l'ho, ma bisogna lavorarci noi, ecco. Non so se riusciamo onestamente a fare un regolamento edilizio interamente nuovo, capito? Allora si potrebbe prendere, diciamo, la bozza sulla quale voi avevate lavorato e che in parte avevo visto anch'io, estrapolare contenuti più importanti, più sostanziali e funzionali al PO e lavorare magari su quelli, nel senso che un regolamento edilizio nuovo richiede anche un confronto, no, con le categorie professionali, con la politica, che insomma onestamente la vedo complicata, considerando che... Sì. No, è vero. No, anche perché prima, come dire, di dobbiamo predisporre una bozza, parlarne noi e poi darla appunto ai professionisti, parlarli poi insieme a loro, insomma un po' di tempo ci vuole chiaramente. Certo, sì, ma insomma credo che l'obiettivo primario sia quello di avere, come dire, uno strumento adeguato alle deleghe nuove, alle situazioni che il piano operativo consente di disciplinare all'interno del regolamento. È anche possibile fare, come dice l'assessore, come dire, estrapolare qualcosa. Esatto. Questo è possibile, sì, certo. Le definizioni sono le 39 aree, quindi è velocissimo. Sì, ma metà è già fatto. Va bene, cioè, se si vuole andare avanti. Ok, vediamo le altre modifiche. Giorno sono andato via. Sì, vediamo le altre modifiche verdi. Vediamo, insomma. Andando avanti col testo, perché chiaramente... Con le modifiche verdi. Sì, le modifiche verdi, certo. Va bene, all'articolo 17, comma 6. Simone, pagina 31. Ecco. Relativamente a quanto abbiamo appena discusso, no? Sulle risedie e quant'altro, posso chiedere una cortesia a beneficio di chiunque, una domanda? Una domanda specifica, c'ho un estrattino per capire una situazione, se ad oggi è possibile fare un intervento o bisogna attendere, lo posso chiedere questa cosa? Ma in genere o lo puoi chiedere successivamente?
Alberto, Alberto, io ti posso dire questo. La norma, per come è scritta, riguarda sia il territorio urbanizzato sia il territorio rurale e dice chiaramente che alle condizioni disciplinate da regolamenti edilizio puoi andare oltre l'area sede e riguarda sia il territorio urbano sia il territorio rurale. Ora, siccome nel territorio urbano l'area sede è delimitata fisicamente, non c'è dubbio che la norma significhi che si può andare oltre. È chiaro che se vogliamo, è chiaro, lo dico, siccome Fabrizio aveva una cattiva memoria in questo caso, io invece l'avevo buona perché ne discussi un'ora con l'ufficio, no? Un'ora, me lo ricordo, con Manola, Roberto, ci si stette un'ora su questa cosa. È chiaro che se questa norma vuole reggere nel tempo, no? Va fatta con intelligenza. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che questa cosa, secondo me, ha un senso e regge nella misura in cui io ti dimostro, va bene, che l'inserimento che vado a fare dell'opera pertinenziale è meglio rispetto alla tutela dei valori che io voglio salvaguardare, no? Cioè, perché io sono sereno su questa norma? Perché non avrebbe senso farmi un intervento non funzionale o peggiorativo dello stato dei luoghi impiccandosi a un confine, no? Quando invece in un ambito ragionevole, cioè in un ambito spaziale che ragionevolmente può essere funzionale ad un edificio, quell'intervento lì lo posso far meglio, no? Perché io ho insistito molto? Perché può essere un elemento di flessibilità utile a tutelare i valori che il piano vuole tutelare, no? Allora, il regolamento edilizio deve scrivere una norma intelligente da questo punto di vista, no? Una norma che dice: ti consento questa flessibilità perché mi fai, no, un progetto dove mi fai vedere che c'è un inserimento ambientale adeguato dell'opera pertinenziale. Quindi, in funzione della tutela di questo valore, io te lo faccio fare. Perché diversamente, Alberto, la norma non reggerebbe, capito? Perché, cioè, perché ti devo far andare oltre il limite se non per un valore? Cioè, io ci bisogna metterci dietro un valore perché la norma possa reggere, no, ad un'eventuale, diciamo così, discussione sulla sua legittimità, no? Ora, di buono c'è che il limite pertinenziale lo stabilisce il comune, cioè non è che la legge ti dice come devi stabilire il limite pertinenziale, no? Nel territorio urbanizzato chiaramente lo stabilisci collocandolo rispetto al confine del territorio urbanizzato, no? E rispetto alla proprietà. Però un elemento di flessibilità su questo, legato ad alcuni valori, regge. Però bisogna legarla ad alcuni valori. Ok? Non so se mi sono spiegato. E poi capire anche, aggiungo anche una cosa, Simone, poi chi valuta questi valori? Allora, certo, nel regolamento edilizio è stata, come dire, disciplinata la commissione edilizia, che praticamente sarebbe come la CTA, perché capito, cioè chiaramente poi chi è che valuta che quello che il tecnico dice, che quell'intervento va a migliorare, a non peggiorare, diventa una cosa soggettiva, ecco, voglio dire. Bene. Allora, dunque, qui su questo articolo vedete è stata modificata la superficie da edificata, edificabile, diventata utile. Questi sono i parametri. Qui aspetta, aspetta, Alberto, te più che altro faccia attenzione perché sei un tecnico. Sono le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso in residenziale per la prima casa. Quindi abbiamo cambiato il parametro che è diventato utile, e poi al secondo linea c'era il discorso anche che ci dovevano essere le opere di urbanizzazione primaria, è stato inserito con la discussione in commissione anche in forma autosufficiente ed autoefficiente secondo quanto indicato dall'RE per lo smaltimento delle acque reflue, fognatura, cioè se non c'è la fognatura comunale basta che ci sia la condizione di, come Manola, di sopra, sì. va corretto anche lì dove mi hai detto anche prima, perché sennò non c'è e la ricostruzione a realizzarsi con un unico edificio non potrà avere superficie edificabile, va tolto anche lì. Ma dov'è? Utile. Che uno vedo
lì dove c'è la manina dell'Antonella. Ah sì, sì, è vero, mamma mia, guarda mamma, come scappano. Aspetta, sì, aspetta, sì. Aspetta, aspetta, ma siamo sicuri che è la stessa cosa? Ora un picco un'oletta, Torna su. Sì, perché se no, scusa, da una parte ha ragione... No, soltanto leggerla. Nel caso di mutamento di destinazione mediante categoria di intervento di sostituzione edilizia ricostruttiva, ovvero della sostituzione edilizia, qualora ammessa dal PO per ogni singola partizione spaziale, l'intervento di demolizione dovrà avere ad oggetto tutti gli edifici pertinenziali ed accessori presenti all'interno del resede, e la ricostruzione da realizzarsi con un unico edificio non potrà avere superficie edificabile superiore a 80 metri quadrati e la superficie utile eventualmente eccedente non potrà essere ricostruita. Qui però c'è qualcosa un torna. È quello che ho detto io, cioè loro dicono mi fai piazza pulita di tutto e mi sta bene e superficie utile, perché se mi dice edificata è peggiorativa, nel senso per i cittadini. Va bene. Io credo che abbia ragione Alberto, sai perché? Perché il parametro per la dimensione minima dell'unità immobiliare è utile. È corretto, sì. E quindi lo segno, meno male l'hai visto. Poi legge 2000 volte, ti scappa sempre. E ascolta, succederà come è successo nelle leggi regionali, cioè ci sarà una determina a un certo punto via via che spiegherà gli errori che ci sono, per forza, non è possibile, purtroppo è un lavoro così immane che gli errori ci sono via via. Ok, andiamo comunque, a pagina. Comunque col fatto che abbiamo registrato le commissioni, chi vuole andare a vedere la volontà del legislatore la trova, eh? Aiuta. Io ragazzi dovrei andare via, non è che si può rivedere domani, la prossima. Io anche esco. Ascoltate, vi faccio una proposta. Siccome tanto sono modifiche minime quelle verdi, per quel che ho visto io, magari guardatevele e poi alla prossima commissione, se c'è qualche dubbio, se ne parla. Il file ce l'abbiamo tutti, è stato inviato il 13 di gennaio. No, io ce l'ho. Sì, ce l'hai. È possibile. Io, Antonella, io ce l'avrò, non lo so, al limite se me lo stampi. Io, va bene, Michela, te lo stampo, tranquilla. O Jacopo, a me non me l'ha inviato. Non io. No, te l'abbiamo inviato. Stai scherzando. Vabbè, comunque, ascoltate, la prossima commissione è lunedì mattina, quindi prima di iniziare la votazione,